Se la coscienza può cambiare il DNA, l'uomo senza anima, con la volontà, può cambiare la struttura del DNA e anima potrebbe entrarci dentro? In linea di principio, mutare il DNA vuol dire mutare lo spazio, il tempo e l'energia che riguarda il DNA. Quindi non è un discorso di tipo newegiano, perché i newegiani dicono questo, si può con la forza di volontà modificare il DNA. Sì, la forza di volontà, cioè l'atto di volontà, è quella cosa che è legato all'interno della coscienza. La coscienza che ha creato lo spazio, il tempo e l'energia può modificare quello che gli pare dell'universo, perché la coscienza è Dio. Il problema è che è la quantità di coscienza che è in grado di modificare una maggiore quantità di virtualità. Chi è anima ha la grossa quantità di coscienza di anima e quindi sa fare dei miracoletti, che possono essere anche miracoloni grossi. Chi non è anima non ha la coscienza di anima e quindi sa fare, se vuole, dei miracoli molto ma molto più piccoli, forse quasi invisibili. Non ho mai fatto un conto della potenza di chi è anima e di chi non è anima nel ottenere fenomeni paranormali, perché il nostro compito non è quello di studiare i fenomeni paranormali, che poi a questo punto sono normalissimi. Quindi non posso rispondere con precisione. La mia sensazione è che chi è anima fa e disfa bene nell'universo. Chi non è anima no. Però è una mia sensazione, mi potrei sbagliare. Sicuramente chi è anima sa fare più cose, perché è più cosciente, è più coscienza, è più Dio ed ha più volontà. Allora, non ritieni opportuna una trascrizione delle ipnosi più significative? Sì. Allora, appena abbiamo un attimo di tempo, faremo un'altra cosa. Su UFO Machine apriamo una sezione con una serie di ipnosi, le quali saranno in audio. Quindi tutti potranno seguire quello che accade in diversi tipi di ipnosi. E questo sarà ancora meglio di una trascrizione, che comunque può essere fatta in seguito, perché un conto è leggere quello che accade, un conto è ascoltare, perché nell'ascoltare c'è la parte dell'emozione che viene persa in una trascrizione semplicemente manuale. Stiamo cercando di capire quali e quante ipnosi introdurre. Suppongo che introdurremo ipnosi di qualche anno fa, perché le ipnosi recenti sono talmente all'avanguardia che una persona che si aggancia al nostro sito e che studia per la prima volta e che vede per la prima volta i nostri lavori non ci capirebbe assolutamente niente.
nel giro, questa cosa si può fare nel giro anche di un mese. Si tratta di trovare il tempo di scegliere le ipnosi giuste. Per esempio, mettiamo 7 ipnosi, 5 ipnosi, sono 5 ipnosi di persone differenti o sono le 5 ipnosi della stessa persona che allora si liberava piano piano e comprendeva piano piano, attimo per attimo, qual era il suo problema, la convivenza con gli alieni, come la sua coscienza li inquadrava e come riusciva ad eliminarli? Oppure 5 ipnosi in cui 5 soggetti diversi eliminano lo stesso tipo di alieno? Questa è una cosa che dobbiamo decidere, ma lo faremo sicuramente. C'è una mappa delle linee che seguono gli UFO. Linee di tipo geometrico, cioè rotte. Sì. Questo è un discorso molto molto vecchio che si rifà a un ufologo francese che si chiamava Aimé Michel e questa cosa venne chiamata ortotenia. Aimé Michel, siamo negli anni 60, aveva a un certo punto scoperto che alcuni UFO che venivano visti passare sul territorio europeo seguivano delle linee precise che lui chiamò ortoteniche. Pubblicò un libro su questa cosa, basato sulle osservazioni, quella cosa che si chiamava Skywatch, allora, cioè osservazione del cielo, e che allora andava molto di moda, eravamo negli anni 60, oggi non ci perdiamo tempo nel fare queste cose. Nell'istante in cui pubblica il libro, si scopre che questi oggetti volanti non identificati non facevano più questi percorsi. Allora intervenne in un'altra dichiarazione John Allen Hynek, americano, ufologo, professore della Harvard University, professore della fisica solare. Noto ufologo americano, il quale disse: esiste una sola legge che può descrivere il fenomeno ufologico. E la legge dice: quando hai scoperto una legge, da quel momento quella legge non vale più. Questa era l'unica legge, quasi l'avesse detta Murphy, che descriveva il fenomeno. Quindi, allo stato attuale delle cose, non ci sono elementi che ti permettono di dire che gli oggetti volanti non identificati seguano delle linee specifiche sul nostro territorio. Puoi approfondire dei contatti che hai avuto con i membri del Vaticano? Ci sono due risposte che posso dare, una breve e una media. La risposta breve è no. La risposta un po' più articolata è: qualcuno mi ha chiesto qualche tempo fa di qualcuno in contatto quindi con ambienti del Vaticano di descrivergli che cos'era per me il fenomeno ufologico, soprattutto legato alle abduzioni, perché anche in Vaticano pare che del resto non gliene freghi niente, sono le abduction che interessano. E lì io ero già fuori dal Centro Ufologico Nazionale, ma quando ero all'interno del Centro Ufologico Nazionale, il CUN, nella figura del suo direttivo, quindi allora Pinotti, io e altri due personaggi che non gravitavano nel direttivo del Centro Ufologico Nazionale, ma gli erano vicini come consulenti, e mi riferisco a Giulio Perrone e a Alfredo Magenta, venimmo almeno un paio di volte invitati a fare delle conferenze in ambito vaticanense. Diciamo che allora, sono passati tanti anni, si impostò un discorso di tipo scientifico.
Io ancora non studiavo le adduzioni come oggi, quindi mi interessavo come comitato tecnico e scientifico di analisi chimiche, fisiche, le fotografie, la densitometria, la fotodensitometria dei filmati. E quindi facemmo in quelle occasioni un discorso di tipo tecnico, perché quello sembrava fosse la richiesta di quell'ambiente. Io sospettai che in realtà volessero vedere dove eravamo arrivati e parlando, come abbiamo parlato allora in termini tecnici, venne fuori che era un discorso che non gli interessava a nessuno. Loro volevano vedere di più. Quando uscii dal CUN, qualcuno mi chiese questo di più, che io gli spiegai. Da lì, da quella discussione che io ebbi con questa persona, discussione a cui partecipammo in quattro, io, questa persona e altri due testimoni, uno per questa persona e uno per me, la persona che partecipò con me a questa, diciamo, testimone di parte era Maurizio Baiata, che ora è negli Stati Uniti d'America. Discussione, il nostro incontro si svolse in una villa in Sardegna. Da lì capii una cosa importante, capii che il Vaticano aveva un sacco di informazioni, sapeva un sacco di cose, conosceva perfettamente il problema delle adduzioni, considerava che questo problema non dovesse essere detto in giro perché avevo capito che almeno la persona che avevo di fronte era piuttosto sprezzante rispetto alla popolazione. Questi non capiscono niente, chi se ne frega di loro, gli diceva così. Noi siamo quelli che capiamo, noi gestiamo le cose, gli altri si arrangiano. Questo è, diciamo, quello che io ho potuto capire, sono passati già diversi anni da allora, quindi probabilmente la posizione anche probabilmente del Vaticano, che non so neanche se fosse una posizione ufficiale o meno questa, potrebbe essere anche modificata. Appare chiaro oggi che a livello di politica del Vaticano ci sono almeno due correnti, che sono le stesse due correnti che poi noi ritroviamo nei servizi segreti italiani. Una corrente è quella di dire le bugie agli italiani, un'altra corrente è quella di non dire niente. Ecco, queste sono le due forti correnti che ci sono sia all'interno dei servizi segreti che all'interno del Vaticano, almeno dal mio punto di vista, poi mi potrei sbagliare. Se gli uomini hanno la memoria aliena attiva, perché gli alieni permettono guerre e stermini con milioni di morti? Dunque, quello che appare chiaro è che la storia del popolo di questo pianeta sia sovente stata pilotata dall'esterno. Cioè gli alieni tra di loro, diverse razze, diverse tipologie, non sono assolutamente d'accordo tra di loro, perché tutti vogliono la stessa cosa, che è l'energia degli esseri umani, la parte animica. L'unico modo per raggiungere questo progetto è allearsi, gli alieni, allearsi tra di loro, per ottenere più rapidamente possibile il raggiungimento di questo target, di questo scopo finale. Prima dell'ultima guerra mondiale, i diversi gruppi di alieni se ne andavano tra di loro a fare i cavoli loro, tant'è vero che si bombardavano anche tra di loro. Una delle ipotesi, per esempio, sull'UFO crash di Roswell, non è che l'UFO sia stato abbattuto da un fulmine, ma ci siano due eventi ufologici diversi e questi due UFO o macchine volanti si siano fatte la guerra tra di loro. Gli americani che erano sotto si sono trovati con questi pezzi di
UFO caduti a terra nel raggio di 300 miglia di distanza l'uno dall'altro. Si suppone, alcuni lo suppongono, che siano stati due gli UFO e che non siano stati abbattuti dagli americani o da un fulmine, come qualcuno dice, ma che si siano fatti la guerra tra di loro. Esempio classico. Non abbiamo la certezza di questo fatto, però da quello che viene fuori dai discorsi delle ipnosi, quello che ne scaturisce è che gli alieni tra di loro comunque non si possono vedere, ma che comunque, obtorto collo, come direbbe qualche ufologo italiano, hanno dovuto fare un'alleanza tra di loro. Prima le cose erano diverse. Prima per esempio, durante l'ultima guerra mondiale assistiamo alla lotta tra i tedeschi e gli ebrei. E noi ci troviamo i tedeschi che sono legati esotericamente all'alieno biondo a sei dita, quello che chiamiamo ringhio, e gli altri, la controparte, che invece è legata all'alieno insettoide. Ci troviamo nella storia, per esempio, così come ci viene raccontata oggi, la presenza di personaggi che di notte vedono gli dèi che gli consigliano di fare la guerra a Tizio, a Caio o a Sempronio. E questi dèi assomigliano molto a alieni. Quindi i consigli che i politici o i regnanti di allora avevano dall'alto potevano essere interpretati come consigli di forze aliene che difendevano la propria stirpe. Gli ebrei sono la stirpe eletta, il popolo eletto da Dio, si considerano tali. Non vorrei che questo tipo di elezione fosse legata in realtà al loro Dio, che è l'alieno di turno, in questo caso l'insettoide, il quale ritiene che gli ebrei devono stare tra di loro, perché il loro DNA deve rimanere tra di loro. Perché il DNA è legato alla realtà della parte animica, che può essere più o meno incastrata all'interno del DNA. Quindi sporcare la razza sarebbe qualcosa che all'alieno non va bene. D'altra parte, per esempio, l'alieno che sta con il nazista vuole distruggere il popolo ebraico, ma non per problemi razzisti, come si potrebbe pensare ora, ma in quest'ottica semplicemente perché distruggendogli la propria popolazione, l'alieno cavalletta non avrebbe più il terreno fertile su cui coltivare le anime che entrano nel DNA di natura ebraica e quindi loro hanno perso le mucche che gli darebbero il buon latte, a vantaggio dell'altro tipo di alieno. Da questo punto di vista, le lotte che si fanno su questo pianeta sono lotte che in realtà non fa l'essere umano perché ha voglia di essere razzista contro Tizio, Caio, Sempronio, ma sono provocate dagli alieni che cercano di distruggere la fattoria di quell'altro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale nasce la globalizzazione. La globalizzazione è l'esempio classico su questo pianeta di come gli alieni si siano in parte alleati tra di loro. Questo vuol dire che tutti vanno verso un unico scopo. Ci deve essere quindi una globalizzazione della politica, una globalizzazione della religione, una globalizzazione dei consumi, perché ci sia un unico, forte, grande partito, il partito degli alieni. Tutti si sono messi d'accordo, non è più conveniente farsi la guerra, e che chiaramente la guerra è una guerra etnica, perché nell'etnia c'è il DNA diverso, e tutti alla fine cercheranno di ottenere qualcosa dal loro gruppo, dalla loro fattoria. Non credo che la cosa finirà bene per nessuno, perché il primo che arriva ad ottenere un buon risultato ammazzerà gli altri. Il primo che arriva a ottenere il distacco della parte animica nell'essere umano, chiunque esso sia, e se lo porta a casa, per primo tenderà a far fuori gli avversari, amici, alieni, perché non vuole dividere la torta con nessuno. Allora, come affronteresti il problema delle interferenze se avresti il sostegno del governo?
Questa è una semplice, perché i governanti sono collegati ai nostri pseudo governanti, sono collegati al potere. Il potere lo hanno voluto e ci tengono proprio perché sono privi di parte animica. Chi è animico non ha nessun bisogno di andare al governo perché l'animico è anarchico. Solo chi governa ha paura di perdere qualcosa, crede nella virtualità del mondo, nell'universo dei soldi, ha paura di morire, si fa costruire un impianto criogenico ad Arcore perché il suo corpo venga conservato. Chi quindi governa non è sicuramente animico, quindi ha molta meno coscienza di chi invece si fa governare, perché la maggior parte delle persone che si fanno governare si dividono in due categorie, c'è cioè l'80% di persone non animiche che come pecore segue chi governa e c'è il 20% di anarchici che se ne frega, secondo me fa anche male. Questa è la realtà dei fatti, la fotografia della mappa del territorio. Il governante è al governo perché l'industriale gli ha dato i soldi per pagarsi la campagna elettorale. L'industriale paga campagne elettorali di candidati di destra e di sinistra perché sa che così chiunque vinca vincerà l'industriale e il politico sarà costretto a fare le leggi che interessano all'industriale. Questa è la mappa del territorio. Da questo punto di vista, siccome l'industriale, colui che ha i soldi, è il banchiere, è il Rockefeller di turno, è colui che appartiene alle grandi logge massoniche, è colui che appartiene al gruppo Bilderberg, al gruppo degli Illuminati e chi più ne ha più ne metta. Persone che hanno fatto il patto con gli alieni. Gli alieni, illo tempore, hanno detto a questi signori: guardate, facciamo un patto. Noi abbiamo bisogno di prendere la parte animica degli esseri umani, che ci darà l'immortalità. Facciamo una cosa, se voi ci aiutate, un po' di anime saranno anche per voi, un po' di immortalità sarà anche per voi, voi governerete su questo pianeta per sempre, senza limiti, perché la nostra tecnologia vi darà la possibilità di farlo. Voi però fate una sola cosa, quando verrà fuori il discorso degli alieni, dite che gli alieni non ci sono, che non esistono, fate in modo che la popolazione non prenda coscienza, perché se la popolazione prende coscienza, la coscienza che è Dio, ci caccia e noi il nostro progetto non lo possiamo mandare fino in fondo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il governante di questo tipo non potrà mai collaborare, capire e comprendere un problema del genere, perché il governante vuoi o colluso o semplicemente stupido, ignorante, non ha nessuna intenzione di svelare questo problema, il problema degli alieni. Se avessimo dei governanti in grado di capire, cioè governanti coscienti, cioè governanti con anima, governanti con consapevolezza di coscienza, mi ci vorrebbero 2 milioni di dollari e 20 persone. In un anno risolviamo il problema. Si fa una raccolta, 2 milioni di dollari. Non è tantissimo, Non è perché siamo tantissimo. arrivati già a un buon risultato, cioè noi sappiamo come funziona la cosa, l'unico problema è cercare di liberare l'umanità in un periodo più veloce. Noi sappiamo, abbiamo già i metodi, non sono bellissimi, ma funzionicchiano. Con delle apparecchiature tecniche, riusciremmo, con l'utilizzo di opportune, tecniche che credo di aver intravisto, riusciremmo a, eliminare almeno la stragrande maggioranza degli interventi alieni su questo pianeta in poche ore. Questo prevede, l'utilizzo di grandi apparecchiature scientifiche che costano un sacco di soldi, l'utilizzo di molti ipnologi, l'utilizzo di rapidi strumenti che ci permettano di studiare, di mettere a punto i fenomeni, lo studio dei fenomeni paranormali che i nostri addotti riescono a fare,
E, in parole povere, l'acquisizione della coscienza su questo pianeta deve aumentare nel giro di pochi mesi. A questo punto l'alieno non ci fa più paura, perché è la coscienza che conta. Quando tu hai coscienza del problema, sai che cos'è, non te fai più fregare. Che macchinari acquisteresti con Dunque, ci 2.000 euro? sono delle macchine che ci servono, quelle che ci servono sono la risonanza magnetica funzionale, per verificare le zone del cervello che vengono attivate quando noi, per esempio, induciamo certe azioni sotto ipnosi. Lo studio dei neuroni specchio, che sembrano essere ancora una specie di oggetto misterioso, ma che in realtà potrebbero rappresentare i punti e i luoghi dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro, delegati a lettori dell'ologramma, secondo la teoria di Pribram dell'universo olografico, che leggono nella realtà olografica dell'esterno. Una volta che noi abbiamo capito questo, potremmo indurre automaticamente con un macchinario gli effetti che noi conduciamo con l'ipnosi. In parole povere, potremmo lavorare su determinati tipi di vibrazioni, di frequenze, che sono le frequenze necessarie per staccare e attaccare la parte animica al corpo umano, per lavorare sulla parte spirituale e trovare quelle che sono le frequenze che attaccano e staccano l'alieno all'interno del corpo umano. Questo, una volta trovato, basterebbe mettere un ripetitore, premere un tasto, irraggiare la frequenza su tutto il pianeta e nel giro di un secondo avremmo liberato tutti i parassiti, i quali non si potrebbero più attaccare al corpo umano, e quindi dovrebbero andare a mungere altre mucche in altri pianeti. Allora, le 2 milioni di dollari, 2 milioni di dollari, basta. non è Non è tantissimo. tantissimo, ma perché sappiamo dove mettere le mani. Si potrebbe fare una raccolta. Si potrebbe fare una raccolta, ma questa raccolta non andrebbe bene perché, siccome nessuno vuole che questa ricerca venga fatta, solo per mettere in atto una raccolta, un laboratorio, un capannone che ci vuole di 500 metri quadrati, le apparecchiature della risonanza magnetica nucleare, i cromatografi, gli spettrografi di vario genere, l'assunzione di 20 persone pagate, assicurate, le leggi che non ti permettono di fare questo, capite che è assolutamente improbabile arrivare in un tempo utile a fare questa cosa. Se per fare una cosa come il ponte sullo stretto ci vorranno 200 milioni di anni e poi non si farà, qui il tempo sarebbe infinito, perché nessuno vuole che questa cosa venga fatta. Quindi sicuramente arriverà qualcuno che cercherà di impedire questa cosa. Dalla mancanza della corrente elettrica alla bomba sul portone. Allora, passiamo avanti. Le facoltà dei bambini prodigio derivano da esperienze di vite passate? No, assolutamente. Innanzitutto il cosiddetto bambino prodigio. Va un po' ridimensionata questa cosa. Cosa si intende per bambino prodigio? Negli anni 50, 40, il bambino prodigio era il ragazzo che a 5 anni suonava perfettamente Beethoven. Ce ne sono ancora oggi, in giro, soprattutto nella musica, nella pittura, nell'arte. Non so se la studentessa più giovane che si è laureata negli Stati Uniti d'America abbia 13 o 14 anni. Quindi si tratta di persone che non solo hanno particolari capacità nell'imparare le cose, ma probabilmente queste cose a livello inconscio già le sanno. Perché? Già le sanno perché probabilmente, anzi certamente, nell'idea che noi ci siamo fatti delle vite passate, presente e future, gli animici hanno la stessa parte animica in tutti i contenitori del passato,
il contenitore che hanno in presente e i loro contenitori futuri, quelli che rappresenterebbero, secondo Brian Weiss, le vite future. Sta di fatto che, secondo la fisica di Bohm, il tempo e lo spazio sono virtuali, non esistono. L'universo è un ologramma e quindi i diversi contenitori che noi localizzeremo nel passato e nel futuro sono copresenti nel presente. È come se fossero posti in altre stanze. Tra parentesi potremmo chiamarli universi paralleli, ma è un bruttissimo termine, tanto per dare un'idea. Questo vuol dire che la coscienza del signor A oggi è la stessa coscienza del signor B 1 milione di anni fa, 600.000 anni fa, 300.000 anni fa, 25 anni fa, in contenitori completamente diversi, ed è anche la stessa coscienza di tutti i contenitori futuri. Se in alcuni casi, per forza rari, la coscienza di un contenitore con la sua esperienza può riversare tale esperienza in un altro contenitore, ecco che tu ti trovi con un tuo contenitore del passato che aveva fatto il conservatorio per 40 anni e suonava perfettamente il pianoforte. Questa coscienza viene posta nella coscienza del tuo contenitore di oggi e te a un anno sapresti suonare il pianoforte se le tue manine te lo permettessero. Però non lo sai a livello cosciente. Te ne accorgi solo un giorno, quando magari vai in casa di un amico e dici: cos'è questo? È uno strumento personale, mi fai suonare drum, 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 la sinfonia di Beethoven in 5 secondi, senza che tu abbia mai visto uno spartito. Questa è la cosa che accade. Brian Weiss cita un esperimento, un poverino, che lui si è trovato di fronte a casa sua, gli è stato raccontato, c'era un signore che lavorava all'università, lo riporta in un libro questo episodio, lavorava all'università con due bambini piccoli, gemelli, che parlavano, un maschio e una femmina, si erano costruiti un linguaggio segreto per parlare tra di loro e non farsi comprendere dai genitori. Un giorno questo professore dell'università invita un suo collega a pranzo, un linguista. Questo linguista sente parlare questi due bambini e scopre così per caso che questi due bambini parlavano il sanscrito reale. Allora chi gliel'ha insegnato il sanscrito a questi due bambini? Nessuno. I due bambini sapevano di parlare il sanscrito? No, ma è evidente che una coscienza, che è sempre la stessa, di questi bambini forse aveva un contenitore in India che parlava il sanscrito. Dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, quando si mettono in ipnosi le persone, se vuoi, chiedi a queste persone di parlare le diverse lingue e loro ti scrivono e ti parlano in diverse lingue. La settimana scorsa c'era uno che mi ha scritto in greco, antico, e mi ha scritto in ebraico. Così è. In ipnosi, in uno stato di ipnosi. Uscendo dall'ipnosi non sa assolutamente cosa ha scritto, ma con un banalissimo motore di traduzione, anche su internet, abbiamo tradotto frasi di un perfetto significato. Quindi non ci sono prodigi, ci sono coscienze che, conoscendo il sistema, possono essere travasate da un contenitore all'altro. Questo ci permette, oggi come oggi, di utilizzare questo sistema per capire che cosa succede nel futuro. Per esempio, oggi Brian Weiss ha smesso di fare le ipnosi regressive e fa le ipnosi progressive. Ha capito poco di come funziona, però il sistema funziona. Prendi in ipnosi un soggetto e gli chiedi che cosa succede nel futuro. Gli alieni vincono o gli alieni perdono, per esempio, no? L'alieno si vede cosa succede nel futuro, un futuro che corrisponde a questo presente, un futuro che domani potrebbe essere completamente sconvolto perché il presente è cambiato e siccome il futuro e il presente convivono e si interlacciano tra di loro, se cambia il presente cambia automaticamente anche il futuro, cioè noi con la nostra coscienza possiamo fare i miracoli, cambiamo con la nostra coscienza e la nostra volontà il presente che cambieremo anche il futuro, se no degli alieni non ci potremo più liberare.
possibile filmare il momento delle abduzioni con telecamere a circuito chiuso? No, non è possibile, perché nell'istante in cui qualsiasi strumento tecnico, meccanico, si trova all'interno del luogo di punti in cui accade l'adduzione, in questo luogo di punti si ferma lo spazio-tempo. Questo vuol dire che la tua telecamera continua a fare quello che vuole, ma si ferma, si blocca, non perché si blocchi, perché si blocca il flusso di elettroni nel filo elettrico. Tu vieni preso, ammettiamo che questa sia la telecamera che mi sta riprendendo, e ammettiamo che qualcuno mi voglia prendere, rapire l'alieno. Io scompaio di qui e ricompaio un miliardesimo di secondo dopo, ma nel frattempo sono passati per me 45 minuti. La telecamera non se ne accorge, non perché, se volete, ha smesso di funzionare, ma perché io sono comparso e scomparso in un istante talmente piccolo che qualsiasi tipo di strumento al di sotto del tempo di Planck non si può accorgere, neanche l'interlocutore che ho davanti. Io magari compaio un po' rincoglionito, non so bene che cosa è successo, è come se mi svegliassi da un sogno, ma è la mia memoria a livello cosciente non c'è più, l'ho lasciata da un'altra parte. Voi non avete nemmeno visto la telecamera, la macchina o l'interlocutore, non ha neanche visto che io mi sono per un attimo assentato, ma ogni tanto l'alieno fa degli errori. Quindi io scompaio da questa poltrona e mi rimette sulla poltrona di là. Allora si vede che. E voi dite, ma non era di qua, non era di là. Cioè, però è talmente strana questa cosa, che capita anche abbastanza raramente, per cui te dici, mi sono ricoglionito, non ho capito niente, mi sono girato un attimo, è successo qualcosa, la telecamera lo stesso, ma chissà, forse ha funzionato male qualcosa. Accadono questi piccoli errori che l'alieno fa. Così ti trovi un camionista nel mezzo della notte che cammina per la strada, come è successo tanti anni fa in Italia, in Emilia, e il suo camion lo aveva lasciato a Padova. Così ti trovi e non si ricorda che cosa è successo, così ti ritrovi un soggetto che in autostrada si addormenta e quindi appoggia la macchina in uno slab dell'autostrada dove ci si può appoggiare per dormire, sente il sonno che gli arriva, vede una macchina volante che gli viene addosso, perde completamente coscienza di sé e si ritrova al di fuori dell'autostrada qualche ora dopo, sempre sui bordi della strada, con i fari della luce completamente bruciati in un modo molto particolare, cioè si sono staccati i fili degli abbaglianti e degli antiabbaglianti perché il polo negativo si è rotto, è andato in alto e quindi i filettini di tungsteno che collegavano queste cose si sono staccati. C'è un piccolo problema. Certo, lui non si è accorto di come è uscito dall'autostrada. Certo che non se n'è accorto perché c'è ancora il biglietto dell'autostrada, quindi o è volato sopra il casello oppure non si sa come sia da dentro l'autostrada uscito fuori dell'autostrada. Ecco l'errore che fa l'alieno quando ti prende, che poi non ti riporta mai nello stesso posto e a volte sbaglia lo spazio-tempo. Questi piccoli accadimenti ci hanno permesso di cominciare a capire che si fermava lo spazio-tempo e quindi non c'è nessuna possibilità all'interno della bolla di vedere quello che succede. Non c'è nessuna possibilità all'esterno della bolla di vedere ciò che succede perché la bolla si forma e scompare nel giro di un milionesimo di secondo, un tempo talmente breve che te non sai che cosa sta accadendo dentro. La parte animica può essere totalmente avvisata nell'universo di questo pianeta e fare qualche cosa contro l'alieno. Per esempio, andare dall'alieno e rompergli tutte le apparecchiature, le strutture e i progetti che ha? Risposta. La probabilità che questa cosa possa accadere è un numero superiore a zero, cioè sì, ma ora come ora, questa la possibilità di fare questo è ancora molto bassa. Non è impossibile,
ma la coscienza che noi abbiamo per fare questo è bassa. Bisogna che la coscienza sia trasmessa a più soggetti con anima, perché la coscienza, che è Dio, acquisisca quella potenza necessaria per poter fare qualcosa, cioè modificare l'universo. Se dobbiamo dar retta a Maharishi Mahesh, Maharishi Mahesh, che era sì uno yogi indiano, ma anche un fisico quantistico che lavorava negli Stati Uniti, lui pubblicò alcuni lavori scientifici su riviste internazionali molto importanti, basati sulla statistica, che dimostravano che si poteva alterare la coscienza umana facendola progredire e che la modifica di un evento poteva essere probabilisticamente calcolata ed era proporzionale al quadrato del numero delle persone che si mettevano in impegno con la loro volontà per cambiare questo evento. Questo è stato dimostrato da un punto di vista scientifico su basi statistiche. C'è addirittura un gruppo di universitari americani che hanno un sito dove fanno esperimenti di questo genere cercando di modificare alcuni eventi che siano sotto gli occhi di tutti, come per esempio le estrazioni del lotto americane o determinati tipi di eventi che si ripetono con una certa frequenza. E ci sono, se voi andate a vedere, attimo per attimo, misuratori di livelli di coscienza che loro avrebbero, statisticamente misurato in tempo reale, con dei modelli matematici, per cui questa cosa sembra plausibile. Il lobo sinistro, l'emisfero sinistro del cervello, che è quello che fa i conti, che ti dice che 2 più 2 fa 4, ti dice che questa cosa è possibile. Questo non vuol dire che si farà. Perché? Perché se una cosa è possibile, bisogna avere anche la volontà di farlo. È possibile per me, è possibile per voi, è possibile per altre 10 persone, ma è possibile per 6 miliardi di persone? No! È possibile forse per un certo numero di persone, 100, 200, 300 milioni di persone, che facciano scatenare poi il problema dell'acquisizione della coscienza che, essendo una curva non lineare e alla x quadro, va subito così in alto, dopo un po' l'acquisizione della coscienza non sarebbe più così lenta come ora, diventa ogni giorno sempre più veloce, sempre più veloce, sempre più veloce, e magari ci troviamo negli ultimi secondi di questa curva che nel giro di 3 secondi prendono coscienza 4 milioni di persone. Ma siamo molto lontani da questo punto. Stiamo proprio piegandoci in questa curva. Ancora facciamo molta fatica a far raggiungere alle persone la coscienza necessaria per poter cacciare l'alieno. Nel nostro osservatorio, quindi lavorando sui singoli, quello che si vede è che in ipnosi regressiva il soggetto viene posto in ipnosi profonda, la parte animica viene staccata, e se io chiedo alla parte animica di andare dall'alieno e distruggere il suo laboratorio, lei lo fa. E c'è una domanda che viene spontanea qui dietro: chi te l'ha detto che l'ha fatto? No? Potrebbe essere una puttanata. Da una parte abbiamo le osservazioni sui fenomeni paranormali che i nostri adotti riescono a fare tranquillamente. Da un'altra parte, che ci dicono che questa cosa è possibile, da un'altra parte l'adotto che mette in atto un processo del genere non viene più preso. Il che vuol dire che qualcosa ha combinato. Esiste anche l'idea che sia tutta una montatura, che non è vero niente, che non ci siano gli alieni, che è tutta una follia. Però i nostri adotti guariscono. Chi se ne frega se ci sono gli alieni, il sistema funziona. Allora, questa qua. Qual è l'origine e qual è il termine di uno spirito e di una mente? Gli spiriti sono tutti uguali tra loro alla nascita, per poi evolvere in percorsi diversi a seconda dell'esperienza vissuta, oppure prestano delle differenze intrinseche tra di essi già all'origine? Vale lo stesso anche per la mente? Anima, spirito e mente si scelgono, oppure il loro incontro è casuale?
Allora, alcune delle cose sono chiare, alcune delle cose no. Come funziona la triade anima, mente, spirito? Abbiamo bisogno di un modello tridimensionale per capire questa cosa, cioè un disegnino. Allora, come è fatta l'anima, come è fatta la mente, come è fatto lo spirito? A ognuno manca un asse importante. Tutti hanno coscienza, anima di più, spirito un po' meno, mente un po' meno, ma alla mente manca l'asse dell'energia, cioè non pesa, non ha gravità. Allo spirito manca l'asse dello spazio, è praticamente dappertutto, e all'anima manca l'asse del tempo, cioè non sa che differenza c'è tra ora e dopo, come lo spirito non sa che differenza c'è tra qui e là. Una ipotesi di lavoro è vedere questi tre assi, che sono l'asse del tempo, l'asse dello spazio e l'asse dell'energia, così, come l'ho fatto in questo istante, e cominciare a vedere che cosa succede. Possiamo così paragonare anima e spirito, uno senza asse del tempo, l'altro senza asse dello spazio, a due particelle subatomiche che sono i bosoni e i fermioni, che hanno una caratteristica analoga a spirito e anima. Perché? Anima che cosa fa? Secondo le nostre ipotesi di lavoro, anima ha a disposizione diversi contenitori ed è sempre la stessa lungo l'asse del tempo. Quindi io ho 100 contenitori, facciamo per dire, a disposizione. Anima è in tutti questi contenitori contemporaneamente, ma contemporaneamente è un po' sbagliato, perché è in tutti questi contenitori, in realtà in uno alla volta, ma in rapida successione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 200. Solo che ci sembra a noi che siano in tutti i contenitori insieme, che sia in tutti i contenitori assieme, perché nel passare da un contenitore all'altro, da un tempo all'altro, anima ci mette un tempo minore al tempo di Planck, che quindi non è misurabile, è una quantità piccolissima, 10 a meno 44 secondi, se non mi ricordo male. Quindi a noi appare che non ci sia una sussequenza di eventi, ma che tutti gli eventi accadano contemporaneamente. In realtà la parte animica sta in un contenitore alla volta, ma con grande rapidità cambia contenitore, nell'asse del tempo. Questo ci permette di dire anche, apro una brevissima parentesi, come noi si sia coscienti solo di un contenitore alla volta. Noi siamo coscienti di essere, se non facciamo qualche altra operazione, e l'ipnosi la può fare questa operazione, noi siamo coscienti solo di avere questo contenitore, perché tutte le volte che anima è in un altro posto non trasmette a noi quelle informazioni. Solo quando anima illumina il nostro contenitore, in qualche modo lo accende, noi siamo coscienti. Quindi noi non saremo coscienti in modo continuo, ma in modo quantizzato. Ora sì, ora no, ora sì, ora no, ora sì, ora no, ma con ora no un tempo talmente piccolo che noi non ci accorgiamo in realtà di muoverci a scatti come in un film di Ridolini, perché gli scatti sono talmente brevi, piccoli, che noi crediamo di muoverci e di avere coscienza continuamente una cosa dietro l'altra, un evento dietro l'altro. Invece ci sarebbero degli stacchi continui in cui anima non sarebbe presente dentro di noi, ma sarebbe presente dentro gli altri contenitori. Questo è quello che accade con anima. Quindi anima non può essere copresente in due contenitori che abbiano in comune lo stesso tempo. Io e un altro non possiamo contemporaneamente avere la stessa anima, perché siamo copresenti in questo tempo, in questo istante. Ma questi sono i fermioni. I fermioni, come due elettroni, secondo il principio di esclusione del Pauli, sono due particelle che, se le voglio mettere in uno stesso stato quantico, cioè in uno stesso orbitale atomico, beh, questi due devono essere diversi, perché due uguali non ce li posso mettere. E infatti l'unico modo per mettere due elettroni nello stesso orbitale è che uno abbia numero quantico di spin
più mezzo e l'altro numero quantico di spin meno mezzo, cioè sono come due rotelline, uno che gira con degli ingranaggi in senso orario e l'altro in senso antiorario. Non provate a metterci un terzo elettrone, perché il terzo elettrone dovrebbe girare o a destra o a sinistra, non c'è un terzo metodo modo di girare e dovrebbe assomigliare a uno dei due elettroni, ma siccome non si possono mettere due elettroni uguali nello stesso orbitale, non funziona. In un'immagine visiva, due rotelline che si ingranano tra di loro, se ci metti una terza rotellina si blocca l'ingranaggio e non girano più, quindi gli elettroni non potrebbero ruotare attorno al loro asse, non potrebbero avere comunque questo, manifestare questo tipo di particolarità. Quindi gli elettroni, che sono come i fermioni, noi li paragoniamo alle anime. Sull'asse dello spazio, invece, abbiamo qualcosa che a noi ci sembra un comportamento da bosoni. I bosoni sono quelli che invece, in uno stesso momento, in uno stesso posto, nello stesso posto ma a tempo identico, ce ne puoi mettere quanti te ne pare. Sono i bosoni. Una particella di elio è un bosone. Sono tante rotelline che invece di metterle così, le metti una sopra l'altra. Allora, queste se girano a destra o a sinistra non gliene frega niente a nessuno, perché le rotelline non si incastrano tra di loro. Questo sono gli spiriti. Cosa vuol dire? Che io ho uno spirito X. Ci saranno altri 200 contenitori a parità di tempo, in questo istante, nel mondo, nell'universo, dove ci pare, che hanno lo stesso mio spirito, che passa da un contenitore all'altro con una velocità di spazio di Planck, 10 alla meno 33 centimetri, velocissimo. Quindi io ho coscienza solo di avere il mio spirito, non ho coscienza di essere in altri contenitori che hanno lo stesso spirito, che invece avrebbero questo, e quindi mi trovo ad analizzare lo spirito come se fossimo un sacco di bosoni. È una chiave di lettura che ho tentato di produrre, non so quale effetto possa avere, su chi lavora semplicemente con il lobo sinistro, con l'emisfero sinistro del cervello, cioè colui che ragiona in termini di realtà virtuale, di spazio, di tempo e di energia. Il classico professore universitario che al di là delle formule matematiche non capisce una mazza. Allora ho cercato di formulare una chiave di lettura che potesse essere per lui più consona. Sapendo a priori che un professore universitario che lavora solamente con il lobo sinistro ha la visione dell'universo tagliata a metà, cioè ha lo stesso problema che ha uno sciamano che lavora invece solamente con il sentire l'universo, cioè con l'emisfero destro del cervello, colui che sente, che acquista, che conosce le emozioni, le sensazioni, ma che non conosce niente della matematica. Bene, anche lo sciamano vede solo una parte dell'universo, non vede i calcoli matematici, se ne frega della matematica. Un conto è vedere solamente la parte spirituale di sé, un conto è vedere solamente la parte animica di sé. Per essere dei veri scienziati bisogna lavorare con lobo destro e lavorare con lobo sinistro. Scienziati di questo tipo ci sono stati e sono quelli che sovente hanno costruito parte dell'universo come lo conosciamo noi. Bohr era uno di questi. Se voi andate a leggere i sogni che Bohr faceva, vi rendete immediatamente conto che di mattina lui era perfettamente inquadrato nella scienza ufficiale, ma di notte la sua parte animica gli dava delle grosse informazioni. Kekulé, che si immagina il benzene, se lo sogna di notte la formula del benzene, perché allora, a metà del 1800, non si avevano le spettroscopie molecolari. La piegatura dello spazio-tempo di Einstein, se lui non la vede nella sua testa in un momento di buddità, non succede nulla. Quando, e intendo momento di buddità, è il lobo destro che si collega con la sensazione dell'universo e ti dà l'idea di quello che, se tu hai dei buoni prerequisiti, potrai costruire in formula matematica con l'emisfero sinistro. Questo è il problema. Per cui quello che bisogna per forza costruire è una coscienza
che sia cosciente della parte virtuale dell'universo, spazio-tempo ed energia, e che sia cosciente anche dell'altro pezzo dell'universo, cioè la coscienza, abbia consapevolezza di sé. La coscienza è vero che è sempre la stessa, ma se te non sai di averla, è un problema. Te ammetti di avere 100 milioni in banca, sei ricco, ma se non sai di averli, sei povero. Quindi la coscienza è, ed è sempre quella, ma tu devi avere la consapevolezza di averla, se no non succede niente. Allora, puoi parlare brevemente di chi siamo stati nel passato, chi sono i nostri progenitori e che posto occupano nell'universo? Premesso che questi dati vengono fuori da osservazioni che sono state fatte all'interno di ipnosi profonde, premesso che i dati che sono venuti fuori hanno comunque un riscontro con alcuni, con alcune evidenze scientifiche che si possono trovare in giro su questo pianeta, va detto che secondo quello che la parte animica in ipnosi racconta, questo mondo sarebbe stato abitato prima da altre creature. Tra parentesi, tutte le parti animiche che metti in ipnosi e a cui chiedi questa cosa, ti rispondono tutti nello stesso modo. Possono variare alcuni tipi di vocaboli a secondo della parte mentale del soggetto, che rappresenta un po' la cultura del soggetto stesso, il vocabolario di traduzione degli archetipi che anima usa nel parlare alla mente, mentre trasforma questi archetipi in fonemi e si cerca di capire sulla base di questa interpretazione, che è sempre uguale per tutti, variando qualche vocabolo utilizzato, quello che viene fuori è che prima di questa evoluzione, cioè prima dell'uomo sapiens, prima del Neanderthal, c'è stato qualcos'altro. Qualcos'altro che viene descritto come un essere umano molto grande, molto alto, molto grosso, che era stato creato subito, così com'era, boom, cioè senza una evoluzione da parte del creatore, dove il creatore non è Dio, Dio è la coscienza crea i creatori e poi nell'universo e i creatori creeranno quello che oggi noi siamo. La parte animica dice che di creatori ce ne sono stati due. Uno dei due creatori ha creato gli alieni, poi ha creato l'uomo primo, lo chiamiamo così per convenzione, che era questo essere grosso, alto, grande, più grande di noi. Bisogna tenere presente che ci sono un paio di centinaia di siti archeologici nel mondo dove vengono raccolti scheletri molto antichi di soggetti decisamente molto alti. Si possono fare anche varie ricerche dove appare questa cosa. Ricerche che sono in parte state confutate dalla scienza ufficiale, in parte inquinate da falsi, ma ciò non toglie che almeno 200 siti nel mondo esistano dove ci sono scheletri di esseri umani giganti. La scienza di questo non se ne vuole occupare perché ovviamente ci sarebbe un paradigma che la scienza oggi segue che sarebbe distrutto. Ed è il paradigma è il seguente: siccome questi esseri umani e questi scheletri che vengono trovati pare abbiano una cultura i manufatti, quello che si può vedere, molto più elevata di un banale cro-magnon, di un banale uomo della pietra,
La scienza ufficiale ti dice che questi, siccome sono più evoluti, devono essere posti dopo il Cro-Magnon. Perché la scienza ufficiale segue il paradigma che l'evoluzione ha una unica freccia. Prima c'è il meno evoluto, poi c'è il più evoluto. Siccome invece questi reperti andrebbero collocati prima, questo fa cadere il paradigma. Bisognerebbe rivedere tutto da capo. La parte animica sostiene che c'è stato un uomo primo che è stato creato dal creatore immediatamente con anima, senza evoluzione, un po' come si dice, ahimè, nella Bibbia, dove la religione cristiana sostiene che l'essere umano è stato creato subito da Dio, in quel modo lì, stranamente. Questa cosa lo dice anche la parte animica in ipnosi regressiva. Questo tipo di essere umano, che non era un essere umano che aveva svolto un ruolo tecnologico, ma la sua evoluzione si era giustamente basata sull'evoluzione della coscienza, se n'era a un certo punto andato da un'altra parte. Si era, dice una parte animica in ipnosi, riunito con il suo creatore. Dopo succedono altri eventi, anche di natura cataclismatica su questo pianeta, e nasce una nuova evoluzione, di cui oggi noi forse siamo i figli. Non abbiamo niente a che fare con questo uomo primo, grande, grosso, col DNA tutto attivo, dice la parte animica. È un'altra cosa. Quindi bisogna tenere presente che questi tipi di discorsi hanno un riscontro anche per quello che riguarda quello che si pensa sia successo a livello cataclismatico sul nostro pianeta. Molti sono i cataclismi che hanno interagito con il nostro pianeta. Lo dimostra la posizione del cambiamento dei poli, che è stata misurata in base alla cristallizzazione del basalto vulcanico. Più volte i poli di questo pianeta sono cambiati, come se questa palla avesse avuto delle botte in qualche modo e avesse cambiato la sua quantità di moto e la direzione della quantità di moto, cosa che può succedere solo se un intervento esterno tocca il nostro pianeta, perché sennò la quantità di moto, per la fisica moderna, e la direzione della quantità di moto, che si devono sempre conservare, non si potrebbero alterare. Quindi qualcuno ha giustamente pensato che qualche corpo celeste abbia sbattuto, interagito col pianeta Terra. Poi arriviamo ai giorni nostri, e ai giorni nostri il problema è che ci troviamo a andare come un grande orologio indietro e a scoprire che le grandi civiltà di questo pianeta sono le civiltà legate ai grandi fiumi, all'Orinoco, al Tevere, i Romani, ma ancora prima in Egitto, al Nilo, ancora prima al Tigri e all'Eufrate, a Babilonia, e ancora prima nella Valle dell'Indo. Civiltà di Harappa, Mohenjo-Daro e così via. Poi non se ne sa più niente. Poi l'orologio si ferma a circa 12.000 anni fa. Di lì in poi non possiamo più tornare indietro, perché un intervento cataclismatico avrebbe distrutto tutto quello che non era di pietra. Praticamente ha distrutto tutto. Sono rimaste le piramidi egiziane, le piramidi sudamericane, le piramidi che troviamo un po' in tutte le parti del mondo, i grandi monoliti inglesi, che ovviamente non sono datate 3.800-4.000 anni fa, ma sono datate oltre i 12.000 anni fa, come un certo settore della scienza dice, perché te vai a fare le indagini sulla piramide di Giza o Giza, al Cairo, e scopri che si trovano dei microrganismi che sono
di un periodo di circa 12.000 anni fa. Cosa vuol dire? Lo scienziato ti dice la piramide di questo tipo, lo scienziato di questo modo di pensare dice la piramide ha 12.000 anni, carbonio 14, misure col carbonio 14. L'altro scienziato dice no, non è vero, questi microrganismi non c'entrano niente, sono capitati lì per caso perché erano nella costruzione, nel materiale che è stato costruito. Quindi è chiaro che la piramide c'ha anche dentro questi microrganismi, di cui estratto il carbonio abbiamo visto l'età. Sbagliano tutti e due, perché se c'è stato un intervento cataclismatico, l'intervento cataclismatico ha spazzato via anche i microrganismi, e questi microrganismi sono quelli che si sono riformati 12.000 anni fa, il che vuol dire che la piramide potrebbe essere molto più vecchia di 12.000 anni fa, come peraltro sembrano dimostrare alcune piramidi sudamericane. Ce n'è una in particolare che ha un vulcano a circa 300 miglia di distanza, che l'ultima volta che ha eruttato proprio circa 12.000 anni fa. Bene, questa piramide in parte è sotto le ceneri del vulcano. Questo vuol dire che prima c'era la piramide e poi le ceneri del vulcano dopo, e questo vuol dire chiaramente che la piramide è più vecchia di 12.000 anni fa. Questo è quello, sono i dati sperimentali, i dati che si possono vedere. Se poi qualcuno vuole non affrontare il problema del paradigma storico, per cui non è possibile che 12.000 anni fa o prima qualcuno fosse in grado di costruire una piramide perché noi non avevamo la scienza e la tecnologia per farlo, e vuol continuare a dire questa cosa, lo può fare, ma purtroppo la scienza banalmente ti sta dimostrando il contrario. In ipnosi regressiva, la parte animica o l'alieno che sta all'interno, chiamato memoria alienativa, dell'addotto, quando viene interrogato su questo fatto, fa chiaramente capire che le piramidi sono più vecchie di 12.000 anni fa. Lo fa chiaramente capire perché gli si chiede e lui te lo dice. Qualcuno può dire, ma queste informazioni sono informazioni che non hanno credito scientifico. Non è vero, perché il credito scientifico ce l'hanno. E poi, perché tutti i nostri addotti, se in ipnosi regressiva punzecchiati su questo tema, rispondono tutti nello stesso modo? Non si conoscono moltissimi neanche tra di loro, non si possono neanche essere confrontati. L'indice di credibilità dell'informazione aumenta. Questo cosa vuol dire? Semplice. Un'opinione su Alex Cogne. Allora, l'opinione su Alex Collier è che, diciamo, potremmo inquadrare come un rivelatore, si chiamano così, i rivelatori, sono di solito rivelatori americani. I rivelatori sono quasi tutti degli Stati Uniti, forse tutti. Chi sono i rivelatori? Quindi il discorso vale per Collier, vale per altri. I rivelatori sono persone che a un certo punto si sono stufati di lavorare per il governo degli Stati Uniti, per la CIA, per l'FBI, per i servizi segreti, per la massoneria, e rivelano la verità. Questo è il rivelatore. Una volta c'erano i rivelatori che erano dei religiosi, qua dicevano verrà Dio e li punirà. Oggi ci sono i rivelatori che dicono arriveranno gli alieni e faranno questo, questo e quest'altro. Cambia il mondo, ma in fondo il profeta di una volta è il rivelatore di oggi. Il rivelatore però non può fare come il profeta. Vi dico questo perché me l'ha detto Dio questa notte. Questo ancora oggi ci sono delle persone che lo dicono. Vi dico questo perché me l'ha detto Dio stanotte. Uno degli ultimi che ho sentito era Saddam Hussein. Un altro mi sembra sia il Papa, che ogni tanto si sveglia e dice Dio ci ha detto di fare così e così e così, quindi siccome sono io in terra ve lo dico. Però non è che c'è, voglio dire, c'era anche un grande condottiero Artabano che al tempo delle guerre che si svolgevano tra il Tigri e l'Eufrate si svegliava di notte perché diceva che era venuto uno a dirgli delle cose. Tutto vestito di bianco, molto alto, con i capelli bianchi, e probabilmente aveva anche gli occhi con le pupille verticali, diremmo noi oggi. Bene, oggi abbiamo i rivelatori.
I rivelatori sono quelli che dicono, però ti devo dare delle prove. Io ho lavorato nella base segreta XYZ, io lavoravo nella Marina Militare così, io ho visto i documenti segreti in cui ci sono gli UFO, io sono contro il governo degli Stati Uniti d'America perché questo governo è un governo che nasconde le cose e invece io mi sono reso conto che bisogna dirle a tutti. Questo è il messaggio del rivelatore moderno, del profeta ufologico moderno. Quale credenza dare, credibilità dare a questi signori? Allora si prendono, si mettono tutti in fila e si guarda che cosa tutti questi rivelatori dicono che hanno in comune. La prima cosa che si fa è questa, è una ricerca statistica. E si scopre che tutti dicono sostanzialmente le stesse cose, con delle tonalità differenti, ma sostanzialmente che ci sono gli alieni che collaborano con gli Stati Uniti d'America, che nessuno, gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono il popolo eletto, no? Gli americani si credono il popolo eletto, una volta gli ebrei si credevano e si credono ancora il popolo eletto, gli americani oggi si credono il popolo eletto, tanto è vero che hanno costruito un fumetto, Nembo Kid, Superman, in cui Superman rappresenta ideicamente l'immagine di Gesù Cristo. Superman come Gesù Cristo viene dall'alto, ha una famiglia che è nel cielo, fa i miracoli, lotta contro i cattivi, muore e rinasce. Superman è Gesù Cristo americano. Gli americani avevano bisogno di Superman perché loro devono essere il popolo eletto. Questo per dire. Allora oggi abbiamo i rivelatori americani, che erano come i profeti degli ebrei. I rivelatori americani ti dicono che gli alieni ci sono degli alieni cattivi, ci sono degli alieni buoni, come dappertutto, però sostanzialmente il governo americano collabora con gli alieni buoni. Poi c'è una parte del governo americano che è cattivo, ed è il governo americano cattivo, di nascosto al governo americano buono, che produce i fenomeni di rapimento alieno. Gli alieni buoni no, sono buoni. È vero che c'è l'Area 51, Salt Lake City, non c'è niente, lago salato, c'è rimasto solo il sale, non c'è neanche più il lago. Ci sono le basi segrete americane, dove lì si dice che ci sono gli alieni che collaborano con i militari americani. C'è qualcuno che ha portato dei filmati fuori, dove ci sono i cilindri, che noi oggi vediamo in ipnosi regressiva descritti molto bene, bene c'è il filmato in cui si vedono che ci sono degli strani corpi dentro questi cilindri trasparenti, quindi sembra che il tuo informatore ti dica delle cose vere, è vero ci sono gli alieni, è vero vengono da altri pianeti, è vero ci sono i piccoli, le EBE, le entità biologiche extraterrestri, si vedono i documenti sui fogli della carta intestata della Casa Bianca che parlano di queste cose, che sono stati declassificati col Freedom of Information Act americano. Allora è vero, allora ci sono, perché tutti gli informatori dicono questo. Ma gli informatori dicono anche un'altra cosa, che in fondo gli alieni sono buoni e ci vogliono tanto bene. State attenti, non vi diciamo ancora nulla, perché il popolo non è all'altezza di capire una cosa del genere, avrebbe un grosso shock. Non vi preoccupate se vedete degli alieni per la strada, state tranquilli, gli alieni sono buoni. Gli alieni cattivi, se ci sono, sicuramente ci saranno, verranno combattuti dagli alieni buoni che si sono alleati col governo americano buono. Cioè solo gli americani che sono fondamentalmente cretini possono credere a una stronzata del genere. Noi, no. Io mi ricordo quando una giornalista americana, Paula Harris, aveva l'abitudine di invitare alcuni di questi signori sul territorio italiano a fare delle conferenze. Io andavo a sentire queste conferenze e mi sembrava che parlasse Topolino. Gente che sappiamo benissimo, fino all'altro ieri, lavorava per i servizi segreti americani e che oggi si è pentito. E dice, no, ora vi racconto io tutto. Ma quando mai uno può uscire da un servizio segreto americano? Non esiste. Ma capisco perfettamente che la cultura americana, che è molto norvegiana,
crede a queste cose. Ma la cultura americana non ha avuto 40 anni di Andreotti che ci ha riempito di bugie in Italia. La cultura americana non ha avuto persone, ministri indagati per mafia che poi sono stati prosciolti perché i termini del processo erano scaduti, ma che rimangono comunque mafiosi. Ecco, noi ci siamo un po' svezzati a questa cosa e a queste cose non ci crediamo. Evidentemente questi oratori americani vengono in Italia e credono di poter convincere gli italiani come convincevano gli americani. Non è così, con pace di Paula Harris, perché le cose sono completamente diverse. Non esiste nessun rivelatore americano che abbia chiaramente detto gli alieni sono negativi per la popolazione mondiale e ci fanno un culo così. Non esiste, perché chiunque lo dice dura 3 secondi. Quindi non c'è proprio nessuno. Li potete contare tutti. Ora c'è di moda l'esopolitica. Si chiama così, esopolitica. L'esopolitica è una presa per il culo. Ci sono 2 o 3 persone nel mondo che dicono che l'esopolitica è una presa per il culo. In Italia ci sono io. In America c'è Bud Hopkins, che ovviamente fa lo stesso lavoro che faccio io e capisce perfettamente che i dati che abbiamo a disposizione ci dimostrano come l'esopolitica è un tentativo di distrarre l'opinione pubblica dal vero problema, le adduzioni. Ora come ora, in America non si parla più di abduction, si parla ai convegni internazionali di ufologia di esopolitica. E cos'è l'esopolitica? Ah, l'esopolitica è quel gruppo di regole che devono essere tirate fuori perché il politico di oggi capisca come si deve mettere in relazione con l'alieno quando l'alieno verrà su questo pianeta. In altre parole, non è il militare che si deve interessare di questa cosa, non è il cittadino comune. Non è il religioso, è il politico che si deve interessare di questa cosa. E mentre si sta parlando di esopolitica, su tutto il pianeta, l'alieno continua a farci un culo così. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'esopolitica è un tentativo politico di mistificare il problema. Non quando verranno gli alieni cosa faremo. Gli alieni sono già qui, da 40.000 anni, da 50.000, da 100.000 anni, non lo so, ma sono già qui. Lo dimostrano. Non solo le ipnosi regressive, le cicatrici che la gente ha sul corpo, non solo in Italia, in America, negli Stati Uniti, in Afghanistan, nel dove vi pare. Quindi a me questo Collier che un bel giorno si sveglia e dice qualcosa sugli alieni mi fa morire da ridere, anche perché molto furbescamente dice delle cose che dico anch'io. Come? Allora vedi. Io potrei essere tentato nel credere che Collier, con i suoi agganci e i documenti che ha visionato dell'intelligence americano, sostenga quello che dico io. No! Lui sostiene che gli alieni in fondo sono buoni. Io sostengo che gli alieni in fondo no. Questa è la grande differenza. Allora cosa vuol dire? Che Collier, come tanti altri, sostiene una realtà vera condita con una bugia finale. Il colonnello Wendell Stevens, un altro che mi viene in mente, cosa ti dice? Esiste l'area 51, certo, esistono gli americani che fanno con i servizi segreti lo studio sugli alieni nell'area 51, certo, esistono gli alieni nell'area 51, certo, gli alieni collaborano con i terrestri, certo, no, sbagliato, i terrestri sono sotto gli alieni. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Tutto vero fino in fondo, ma in fondo c'è una bugia che ti viene resa credibile perché hai detto delle cose vere all'inizio. Non bisogna credere e cadere in questi misfatti, in queste stupidaggini, perché sono cose gravi. L'italiano che ha un po' più di senso dell'orientamento, in queste cose ci casca meno. L'americano che è chiaramente ha una cultura decisamente inferiore a quella degli italiani, pensate che l'80% degli americani è analfabeta, nel 1991 il terzo paese con i ragazzi al di sotto dei 15 anni denutriti era l'America, gli Stati Uniti d'America, il primo era l'Afghanistan, cioè, scusate, l'Iraq, il secondo era l'Iran e il terzo gli Stati Uniti d'America. L'America è un posto dove c'è la pena di morte, l'America è un posto dove non ci sono i diritti civili che ti arrestano in mezzo alla strada. Che cos'è questa? La civiltà americana. Ma vogliamo scherzare?
Noi veniamo dai latini, noi veniamo dai greci, noi veniamo dagli egiziani, è tutta un'altra storia, la cultura è qui, non là, ma là la popolazione si fa fregare. In Italia ci stiamo americanizzando ed infatti la maggior quando io vedo, vado a lezione ogni anno e faccio lezione agli studenti, ogni anno gli studenti che ho davanti sono sempre più stupidi e ci sarà un motivo. Ecco, però nonostante tutto ancora siamo un pochino più intelligenti e capiamo che quello che dice Collier, sebbene possa in parte assomigliare a quello che dico io, è totalmente una presa per il culo. Sei giorni sulla Terra. Sei giorni qualcosa? Sulla Terra. Sei giorni sulla Terra è un film. Un film che abbiamo deciso di fare, ho deciso di collaborare a questo progetto su richiesta di un regista, Valo Venturi, che aveva già realizzato dei film molto interessanti e molto importanti e molto ben fatti, e il quale un giorno mi contatta e mi chiede se si può fare un film con un tema ufologico, un tema sui rapimenti alieni. Cominciamo a collaborare, buttiamo giù un'ipotesi di lavoro, viene fuori il film che è terminato e che sta lavorando, è in post-produzione, quindi stiamo facendo, in questo istante stanno lavorando alla ricostruzione di alcuni alieni con alcuni modelli tridimensionali e ci sono delle persone che hanno lavorato anche per la Pixar che stanno facendo questo tipo di renderizzazione, modellizzazione degli alieni. La storia è una storia che è stata in parte presa da quello che realmente accade a noi, a me, ai nostri addotti. Non abbiamo tracciato nel film tutto il discorso su quello che è l'interferenza aliena, ma solo un aspetto dell'interferenza aliena, che poi è l'aspetto più moderno ed è anche l'aspetto più antico, cioè l'alieno che viene scambiato per demone. O il demone che oggi viene scambiato per alieno. E tratta della storia di una persona che è un docente universitario che fa le ipnosi, che si è interessato a questo problema e che si trova di fronte a un soggetto, femmina, figlia di una importante famiglia romana, legata alla massoneria, che risulta addotta. Si parla di ipnosi, si parla nel film di servizi segreti, si parla di esorcismi, si parla di intervento della Chiesa, si parla di sistemi per liberare il soggetto dal suo parassita alieno, si introducono alcuni riferimenti a Pi greco. Pi greco è un numero che da un punto di vista storico è molto importante perché l'universo è costruito con Pi greco, quindi da un punto di vista esoterico il suo significato è molto importante. Abbiamo fatto questo film che spero uscirà quanto prima, ora siamo in fase finale, c'è solo una fase di post-produzione e che racconta le cose in un modo molto diverso da come le raccontano i grandi colossi americani e che non ha lo scopo di fare cassetta, anche se vogliamo. È un'operazione che questa che sarà costata 1.400.000-1.600.000 euro, di cui ovviamente noi non prendiamo una lira, perché le cose fatte bene si fanno gratis. Nel film, il film deve suscitare nelle persone che lo guardano e che sono al di fuori del problema ufologico, dell'interesse come se fosse una storia. Le persone che invece sono all'interno del problema ufologico, all'interno del problema delle abduction, ma non lo sanno inconsciamente, deve suscitare qualcosa, come il nostro test di autovalutazione, che le mette in uno stato di angoscia profonda. Perché la parte animica capisca che quello che sta succedendo ai personaggi del film è assolutamente reale. Cioè,
È un'operazione per tentare di verificare se attraverso un canale come quello della fiction cinematografica si possa risvegliare una fetta di coscienze che non sa nemmeno che noi esistiamo. Questo è Sei giorni sulla Terra. Non è Avatar, non è Incontri del quarto tipo, non è Quarto tipo, dove alcune cose potrebbero rassomigliare alle cose che facciamo noi, ma sono molto peggio le cose che vediamo noi in ipnosi su questa poltrona. Molto peggio. E ve ne potrete rendere conto quando noi metteremo alcuni di questi tracciati di ipnosi sui nostri siti, su www.ufomachine.org in particolare. Quelle ipnosi lì sono la gente che strilla su questa poltrona, non è quella che vedete nel film del quarto tipo, è quella vera, e vi rendete conto che differenza di emozione esiste nell'avere davanti una situazione di quel genere, di panico profondo, quando il soggetto è in ipnosi e davanti a sé ha l'alieno che gli sta facendo qualcosa. Quindi, una cosa completamente differente. Ovviamente, Sei giorni sulla Terra è la storia che in sei giorni porta avanti questo tipo di discorso. Non vi dico cosa succede, non vi dico qual è il finale, ovviamente per ovvie ragioni, l'addotto lo sa qual è il finale, gli toccherà andare a vedere il film. Allora, Ustica, i militari affossano tutto per non far venire a galla verità sugli alieni? Questa è un'ipotesi di lavoro. Questa ipotesi di lavoro venne subito a galla. Nelle prime 12 ore, allora io lavoravo all'interno del Centro Ufologico Nazionale. Va detto questo, che si parlò subito, il radar americano, che per prima... che per primo vide il target di questo oggetto non identificato che si avvicinava all'aereo che poi venne abbattuto a Ustica, parlò di UFO, oggetto volante non identificato. Dopo non se ne è parlato più, però presso, mi sembra, il giudice priore c'è un fascicolo ipotesi ufologica. Questo fascicolo è stato costruito in base ai dati di un ufologo, allora del Centro Ufologico Nazionale, un certo Telarico, ufologo di Napoli, che cercò di fare una indagine in loco. Trovò due testimoni, due anziani signori, un maschio e una femmina, due coniugi, che avevano visto da terra qualcosa che colpiva l'aereo. Fece delle indagini, c'era un dossier, si parlò di oggetto volante non identificato. Quindi esiste agli atti della procura anche una indagine, una ipotesi ufologica sull'indagine di Ustica. Ma vediamo un attimo come si sono svolti i fatti. Al di là del problema che è evidente che più di 20 persone, testimoni italiani, sono crepati prima di poter, tra militari e civili, fornire una spiegazione di quello che avevano visto, cosa molto strana, al di là del fatto che la portaerei Clemenceau, che era sul luogo francese, sul luogo sullo scenario, sul teatro, diciamo così, di battaglia, se la dette a gambe e tornò rapidamente in Francia, al di là del fatto che la portaerei americana prima dice di essere sul teatro, sul luogo del fatto, poi dice di essere nel porto di Napoli, al di là del fatto che gli americani come al solito si fanno i cazzi loro e non ci danno le indicazioni come sarebbe obbligatorio che facessero essendo sul territorio italiano, comportandosi cioè a Ustica come si sono comportati sul CERMIS,
come si sono comportati ad Aviano, come si sono comportati nella base americana di Livorno, quando non pagano neanche le tasse per la spazzatura e si divertono a spostare materiale radioattivo per tutta la Toscana senza i permessi. Quindi gli americani sul nostro territorio stanno facendo i cazzi che vogliono contro la legislatura italiana e ancora più gravemente contro quella europea, chiusa parentesi, gli americani non ti danno i dati, non te li danno. Allora cosa succede? Succede che bisogna ricostruire la vicenda da noi, umile cittadino, leggo i dati che vengono tirati fuori dalla commissione stragi, allora erano il Centro Ufologico Nazionale, parlo col generale Marcelletti, ex generale dell'aeronautica militare, allora presidente del Centro Ufologico Nazionale, che aveva molte amicizie all'interno della stessa commissione che lavorava a Ustica, parlo con alcuni amici che avevano conoscenze all'interno della commissione, tal Giulio Perrone, che diceva, a suo dire, perché io non lo sapevo, però lui diceva, di avere all'interno dell'aeronautica militare molti amici, e ognuno di questi portava un'informazione. Generale Marcelletti dice, io l'ho visto l'aereo, ci ho messo le mani dentro, l'aereo è distrutto, è sbranato, sicuramente è stato colpito da un missile nel centro. Giulio Perrone diceva, il mio amico, capo comunque della commissione, comunque era un pezzo grosso della commissione di studi, dice che no, assolutamente, tutte puttanate, c'è stata una bomba nel gabinetto dell'aereo. Come una bomba nel gabinetto dell'aereo? Se l'aereo è rotto in questo modo, non ci poteva essere la bomba nel gabinetto dell'aereo. Poi, nel frattempo, io mi allontano dal Centro Ufologico Nazionale, ma non prima di aver sentito il generale Marcelletti che in una delle riunioni del consiglio direttivo del Centro Ufologico Nazionale, di cui allora facevo parte, disse, io ho parlato con chi ha sentito la scatola nera dell'aereo dell'Italia e non c'è scritto, il pilota non dice guà e poi si rompe la scatola e non si sente più niente. Il discorso continua, guà, guà che, guarda cos'è quel coso là, o una frase che avesse questo significato, ora sono passati tanti anni, non mi ricordo. Questo diceva il generale Marcelletti allora. Però sono tutte cose che ti vengono ridette a te, non in prima istanza, in seconda, in te, come il telegrafo senza fili. Quindi io prendevo queste cose, io all'interno del Centro Ufologico Nazionale facevo altre cose, non mi interessavo di queste politiche qui. Cercavo di lavorare sui dati scientifici, se quando mi era permesso. Tutte le volte in più che noi dovevamo scrivere un articolo, non noi, dico, non so, Maurizio Baiata, per esempio, sul giornale che allora avevamo, che era notiziario UFO, prima della scissione Baiata-Malanga dal Centro Ufologico Nazionale, tutte le volte che dovevamo scrivere un articolo su, o si pensava di elaborare i discorsi che aveva fatto l'ufologo Telarico di Napoli e di costruirci un articolo sull'ipotesi ufologica, immancabilmente la redazione di Maurizio Baiata riceveva una telefonata anonima, minatoria. Sempre. Tutte le volte che nel consiglio direttivo si discuteva se dobbiamo o non dobbiamo costruire un discorso di questo tipo, portare avanti un'indagine di questo tipo, si alzava Pinotti, allora presidente del Centro Ufologico Nazionale, e diceva no, per carità, di queste cose non se ne deve parlare perché i miei amici militari non vogliono. Così diceva. Noi poi, per problemi vari, ci siamo distaccati dal Centro Ufologico Nazionale nell'istante in cui abbiamo capito che il Centro Ufologico Nazionale era legato ai servizi segreti. Ce ne siamo andati in quell'occasione. Questo ci faceva pensare a una cosa fondamentale, c'è una regola che dice che dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. I fatti si svolgono in questo modo, i fatti accertati.
Bologna, parte questo aereo, c'ha 2 ore e mezzo di ritardo, non gli si può dire dal controllo di Amstrad che passerà in una zona in cui ci sono delle esercitazioni militari, perché Amstrad non lo sa, perché le esercitazioni militari sono segrete e quindi non può avvertire l'aereo dell'Italia di stare attento. I militari non si rendono conto che l'aereo dell'Italia ha evidentemente 2 ore e mezzo di ritardo e si trovano con questi ospiti di fronte a una loro esercitazione. Esercitazione con la portaerei americana, la portaerei francese Clemenceau ed i militari italiani che, come al solito, fanno la figura degli imbecilli e stanno a guardare cosa succede. In quell'istante succede qualcosa. Questo è il qualcosa di misterioso. Succede qualcosa. L'aereo, i piloti, il personale dell'aereo vede qualcosa che non doveva vedere. Si alza un aereo dalla portaerei Clemenceau e spara il primo missile all'aereo dell'Italia. Non sbaglia mira perché vuole colpire un'altra cosa. No, perché l'aereo dell'Italia ce l'hai lì e il missile ti colpisce qui. Non in coda, cioè l'aereo francese lo voleva proprio colpire l'aereo italiano. L'aereo si spezza in due e casca in mare. Uno spezzone dell'aereo galleggia. L'aereo ci mette 1 minuto e mezzo prima di arrivare giù in mare. I soggetti hanno il tempo di legarsi con la cintura dei pantaloni per fermarsi come laccio emostatico i pezzi di arti che si stavano perdendo sangue. Ci vuole 1 minuto perché questa cosa accada. L'aereo francese non è contento, vede che ci sono dei superstiti e ci ributta sopra un secondo missile. 2 missili, no uno. Questa è la mia ricostruzione personale, fatemi quello che volete. Finalmente crepano tutti. I francesi se la squagliano a grande velocità. Ed è evidente che l'appalto per recuperare i pezzi dell'aereo dell'Italia sarà dato a una ditta francese che è consociata con i servizi segreti francesi. Per quale motivo? Per il semplice motivo che se i francesi scoprono un pezzo di missile con la sua bandierina francese sopra, quello lo devono nascondere. Perché non si deve sapere che sono i francesi che hanno fatto questo. Perché? L'aereo è stato buttato giù apposta. Perché i passeggeri non devono vedere quello che tutti hanno visto? Ecco dove arriva l'ipotesi ufologica. I francesi, gli americani e i nostri militari facevano una specie di esercitazione, tra virgolette, con un bel oggetto volante lì nel mezzo, tutti insieme appassionatamente. Sappiamo perfettamente che il problema sul territorio europeo è legato ai francesi, come negli Stati Uniti è legato agli americani, sono i francesi che in Europa tengono sotto controllo l'informativa su questo problema, sono i francesi che hanno il CEPRA, il Centre d'Expertise pour l'Aéronautique Atmosphérique a Tolosa, che studia questo problema per conto della gendarmeria e per conto del governo francese. È il francese il linguaggio che sentiamo dei militari che rapiscono i nostri addotti in presenza dell'alieno biondo a 5 dita vestito con la tuta blu? È evidente che erano i francesi che dovevano risolvere il problema. Se questo è vero, se l'ipotesi ufologica regge, sono i francesi che hanno dovuto buttare giù l'aereo dell'Italia e l'hanno fatto con 2 missili, non con uno. Ecco dove finisce l'ipotesi ufologica di. Ogni tanto si è parlato delle abduction sui bambini, ovvero come riconoscerle analizzando il comportamento, i racconti e i disegni del bimbo e magari sottoponendolo al test MARIT. Non si è mai parlato però di come liberarlo, ponendo sempre l'accento sui genitori o su fratelli e sorelle per far sì che prima si liberino loro,
come se la loro anima più cosciente e liberata potesse in qualche modo influire positivamente sul bimbo adotto, che comunque non sarebbe in grado di liberarsi, con tecniche come il Simba dell'ipnosi, per via della giovane età. A questo punto ci chiediamo, come possiamo fare con i bambini? Dobbiamo per forza aspettare che crescono, e in questo caso fino a che età? Si può programmare anima di chi gli sta vicino per far sì che comunichi con la loro o che li protegga come fa con il proprio contenitore? Sarebbe brutto se, il giorno che gli alieni verranno, se mai accadrà, si portassero via tutti i bimbi adotti in quanto non liberati o non protetti. Esistono diversi problemi dietro l'adozione dei bambini piccoli. Un problema è semplicemente un problema legale. Io non mi posso correlare direttamente a un minorenne, non perché non lo possa fare, ma perché dei cretini che esistono su questo pianeta e in Italia, che fanno gli psichiatri infantili, pensano che io possa in qualche modo manovrare la mente del bambino piccolo e siccome non aspettano altro che un mio errore per farmi finire questo tipo di lavoro, essendo anche questi psichiatri legati ai servizi segreti italiani, e ne abbiamo le prove, devo stare attento, non posso parlare con i bambini piccoli al di sotto dei 18 anni, perché mi voglio tutelare. Allora il problema è, prima lavoriamo sui genitori, facciamo in modo che loro acquisiscano coscienza di sé e facciamo in modo che loro si liberino. Poi, una volta che questo è accaduto, il genitore è un'interfaccia che lavora sul proprio figlio e cerca di fargli acquisire coscienza con diversi approcci. Un approccio è un approccio puramente tecnico, cioè il MIND. Il test è un test proiettivo che tende a far giocare il bambino con delle carte colorate e attraverso alcune operazioni si cerca di far affiorare nel bambino durante il gioco i ricordi che il bambino pensa siano sogni oppure pensa che siano realtà ma che comunque non interagiscano con la realtà del quotidiano. Va ricordato che il bambino piccolo ha un'idea del reale e dell'immaginario completamente diversa. Nel bambino piccolo i due mondi sono staccati, ma sono considerati reali tutti e due. Cioè l'immaginario è un mondo reale, e il reale è un mondo reale, ma sono due mondi reali staccati tra di loro. Questo nasce da alcuni studi che ha fatto per esempio Piaget, che si interessava di come comunicare a bambini piccoli le nozioni di insegnamento, che scopre che questi due mondi sono collegati tra di loro in un modo molto diverso che nell'adulto. Quindi ci troviamo di fronte al bambino che dice: sai mamma, questa notte sono venuti i miei amici a giocare con me e i miei amici mi hanno portato a vedere la terra dall'alto e poi ti hanno addormentato, ti hanno messo su un tavolo e tutti intorno ti hanno fatto qualcosa. Ecco, quando cominci a sentire questi discorsi, quando sai di essere adotto e quando il bambino piccolo ti fa questi discorsi, capisci perfettamente questa cosa. Oppure quando il bambino ti dice: mamma, lo sai che tu non sei la mia mamma, che sei una copia? E la mamma gli viene uno sturbo, se così si può dire. Sono venuti anche questa notte quelli alti, mamma. Come si fa a farli smettere? Questa notte è venuto quel serpentone alto che con l'unghia mi ha fatto male alla schiena, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco che ci troviamo di fronte a qualcosa che non sono fantasie. Qui ci si potrebbe scrivere un libro solamente sulle abduzioni dei bambini. Come si fa a liberarle? La parte quando il genitore si è liberato, la parte animica del genitore può, se opportunamente guidata, andare a interagire con la parte animica del bimbo e passargli alcune informazioni. La parte animica del bimbo può in questo modo acquisire informazioni sulla mappa del territorio in un modo transpersonale. Non si può fare altro,
perché comunque l'anima, la parte animica e quindi la coscienza del bambino deve decidere lui quando, come e se vuole liberarsi degli alieni, perché l'acquisizione della coscienza è un processo personale e io non te la posso passare a te. Io ti dico, guarda che a me succede questo, pensaci, non posso fare di più. Nel frattempo il bambino cresce. Esistono sistemi migliori per fare una cosa, per liberare il bambino piccolo? Che io sappia, no, ci saranno, ma io non ne sono a conoscenza. La maggior parte dei gruppi di potere alieno si muovono in contenitori che ci sembrano decisamente poco adatti sia alla vita che allo sviluppo della loro avanzata tecnologia. Sappiamo che esseri come Ringhio vivono in corpi appositi come il Sei Dita quando devono interagire fisicamente sul nostro piano, idem per gli Horus che usano i corpi di questi esseri che appaiono come dei grossi volatili. Ma tutti gli altri? A parte gli Orange che sembrano gli unici a loro agio, abbiamo insettoni, lucertoloni e ranocchioni. I loro corpi, con quelle zampe, non possono avergli permesso di costruire e usare tutto ciò che di finemente tecnologico ora hanno. Dall'ipnosi è mai saltato fuori qualcosa che ci possa far dedurre, ad esempio, che questi esseri originariamente fossero fisicamente diversi e che con il tempo siano stati costretti a modificarsi geneticamente fino a vivere in questi corpi? E se mai fosse saltata fuori un'evidenza del genere, si conosce il loro aspetto originale, il motivo sia del cambio che della scelta proprio di quei corpi invece che di altri ben più pratici? Le informazioni che abbiamo sono abbastanza scarse, ma qualcosa si può dire. Innanzitutto facciamo subito un'osservazione. Esiste una ipotesi di teoria che mi sembra molto interessante, che dice che nell'universo, qualsiasi cosa accada, lo sviluppo verso una migliore forma corpo di contenitore è uno sviluppo unidirezionale. Cioè qualsiasi essere, un insetto, un aracnide, un pesce, un essere umano che si evolve va verso il due braccia, due gambe, due buchi del naso, due occhi, due orecchie, una lingua, uno stomaco, eccetera. Cioè tutto quello che si evolve come forma sembra evolversi verso una forma umanoide. Questo spiegherebbe perché noi abbiamo insettoidi che sembrano però comunque voler mimare la forma umana. Abbiamo serpenti che camminano, serpenti è un modo brutto di dire, anfibi, che camminano su due gambe e che comunque si atteggiano a umani. Abbiamo una vasta serie di corpi, anche volatili, che sembrano non più avere le ali, ma averle trasformate in zampe, in mani, e camminare eretti. Se questo è vero, su questo pianeta l'evoluzione ci ha portato al punto in cui siamo. Cosa succede su un altro pianeta? Su un altro pianeta succede che se non ci sono state le condizioni climatiche, i cambiamenti che abbiamo avuto qui, quello che succede è che non c'è stato bisogno che il pesce che si è trasformato in anfibio, l'anfibio abbia poi dato origine a un volatile. L'anfibio non ha avuto bisogno di progredire, è rimasto anfibio. Ma l'anfibio, nella sua evoluzione, piano piano, diventa umano, cioè con due braccia, due gambe, eccetera, eccetera. Se invece le condizioni climatiche hanno portato su quel pianeta l'anfibio a non poter vivere, e allora si è creato il volatile, piano piano, se non esistono altre condizioni che lo fanno rimutare, diventerà un essere umano. Invece di volare con le ali, volerà per levitazione, quando sarà molto evoluto. Ma è quello che noi ci troviamo di fronte. Oppure un pesce che rimane pesce, ma nell'istante in cui rimane pesce comincia ad antropomorfare. Questa sembrerebbe essere l'ipotesi di evoluzione. Questo ci fa capire come mai noi ci troviamo di fronte ad alieni che sono molto antropomorfizzati. Anche l'essere di luce che ci appare come un bambino luminoso ha qualcosa che assomiglia a due braccia, due gambe, due occhi, anche se si vedono in modo molto strano, come se lui avesse in effetti
una volta avuto un corpo di quella forma. L'essere di luce in una ipnosi regressiva lo dice, il Lux lo dice. Noi una volta avevamo il corpo, ma poi lo abbiamo perso. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si tratta di una evoluzione. Però hai comunque quest'idea. Va detta una cosa fondamentale. Quindi, la tecnologia, come si fa a battere su un computer con 3 zampette e 2 unghiette? Questo ce lo dice la memoria inattiva di una mantide, di una cavalletta, di un insettoide, durante un'altra ipnosi regressiva. Domanda che io feci a questa memoria inattiva, ma come fate voi? E lei mi disse chiaramente, ma la tecnologia non ce l'abbiamo, noi non l'abbiamo. La tecnologia ci fu data dalle gerarchie superiori, perché noi facessimo quello che, tra parentesi, io definisco il lavoro sporco, sugli umani. La tecnologia ci è stata data da altri, noi non l'abbiamo sviluppata. Noi abbiamo altre caratteristiche, ma la tecnologia non è nostra. Ci serve solo per fare il lavoro, prendere le parti animiche degli esseri umani, farne delle cose e così via. Le gerarchie superiori ci hanno dato la tecnologia perché noi potessimo fare questo lavoro. Le gerarchie superiori sembra quasi che non si vogliano sporcare le mani con questa cosa. Tra virgolette, cosa sono le gerarchie superiori non lo so, punto. Lo dico subito prima che qualcuno mi faccia una domanda sulle gerarchie superiori. Il problema di Ringhio, il problema di Horus e il problema del Lux sono 3 problemi molto interessanti, perché noi ci troviamo davanti a 3 tipi di simbiosi mutualistica che hanno caratteristiche identiche. Il Lux non ha corpo, il vero Ringhio viene da un'altra dimensione, non ha corpo, e il vero Horus, cioè la cosa che sta dentro l'Horus, non ha corpo, perché vengono da dimensioni in cui il corpo non esiste. Ma questi 3 hanno elaborato una strategia di sopravvivenza lievemente diversa, ma sostanzialmente uguale, perché il loro scopo finale è prendere la parte animica dell'essere umano. La parte animica si aggancia sempre e solamente a un contenitore solido, un uomo, che abbia un DNA, un corpo. Quindi il Lux sta parassitando il serpente, perché lo ha convinto, e questi discorsi vengono fuori dalle ipnosi regressive, che sotto le sue indicazioni il serpente sarà in grado di impossessarsi della parte animica degli esseri umani. Così il serpente vivrà in eterno con la parte animica rubata agli umani e il Lux vivrà in simbiosi mutualistica col serpente. Il biondo a 6 dita, quello che gli antichi ufologi del 1970 chiamavano il nordico, è un corpo di plastica, finto, plastica, non lo so, dico però finto, tutti uguali sono, non si vede differenza tra l'uno e l'altro, non ci sono maschi e non ci sono femmine, sono corpi comunque necessari per la cosa che sta dentro questo burattino, che è il burattinaio, che è questo essere Ringhio, che viene da un'altra dimensione, che non ha corpo, ma che per avere la possibilità di sopravvivere avrà comunque bisogno di un corpo, con un DNA finto quanto vi pare, perché la parte animica si deve ficcare comunque dentro questo contenitore. Solo così questo corpo finto potrà essere manovrato dalla vera natura interna dell'alieno che non ha originariamente corpo. Analogously, nello stesso modo, quella cosa che sta all'interno di questa specie di alieno gigante che sembra un pollo alto 4 metri, che abbiamo chiamato Horus semplicemente perché è la traslitterazione, la trasfigurazione di quello che è la rappresentazione che gli antichi egizi facevano del dio Horus. Uguale, dentro Horus, che è una cosa, una popolazione, dove c'è l'Horus maschio, l'Horus femmina e l'Horusino piccolo, nelle memorie aliene attive dei nostri adotti si trovano, anche se in maniera molto ridotta, questi dati. L'Horus è una popolazione che vive dietro alla stella Alnitak, che è una delle 3 stelle della fascia di Orione. Lì Horus sta. Ma dentro Horus c'è un altro parassita che non ha corpo e che in simbiosi mutualistica vive con l'Horus, come il Lux fa con il serpente. Perché? Perché l'Horus muore.
L'OMS ha bisogno di parte animica, l'OMS ha un DNA che può essere modificato, è cosa che sta facendo, ma quando prenderà la parte animica, dentro l'OMS ci sarà l'alieno senza corpo che si ciuccia l'energia della nostra parte animica. In simbiosi mutualistica con l'OMS, si fanno un favore a vicenda. La differenza è che l'OMS è una popolazione vera, che si è fatta parassitare da un alieno vero, che viene da un'altra dimensione, mentre il Sei Dita, il biondo nordico, è un alieno finto, un corpo finto, costruito da una macchina, dove dentro c'è comunque il parassita alieno, che viene da un'altra dimensione, senza corpo, dove il serpente è un alieno vero, dove dentro c'è un Lux, che è un essere che in realtà viene da questo universo, ma che comunque ha bisogno di un corpo, perché se no il DNA non c'è e l'anima non si ficca dentro questi contenitori. Adesso ci sono una serie di domande sui parassiti. L'alieno che ora identifichiamo come Horus è quello che prima identificavamo come monocolo e che descrivevamo però dall'aspetto antropomorfo in Alien Cicatrix? E, in tal caso, chi sarebbero gli alieni chiamati gli altri, sempre in Alien Cicatrix? Allora, la prima risposta è sì, l'Horus è il monocolo. Questo, in Alien Cicatrix avevamo già fatto una descrizione, tenete presente, molto sbagliata. Ma l'Horus è stato l'ultimo a essere scoperto. Per fare l'identikit di Horus mi ci è voluto 5 anni. Perché è una cosa totalmente diversa da qualsiasi cosa che l'essere umano ha visto, che quando la vede non capisce come sono messi i pezzi, come è messa la bocca. Poi abbiamo ricostruito anche attraverso testimonianze di addotti americani che non avevano capito anche loro di trovarsi di fronte a questo Horus, che in effetti questo non ha una bocca, un naso triangolare, ha un becco, e questo becco gli va talmente giù che si aggancia a una cosa che sta sotto il mento e che sembra la barba sacra del faraone, dove qui nel mezzo c'è l'occhio di Horus, cioè un qualcosa che assomiglia a un occhio, invece è una specie di rombo colorato qui nel mezzo, sotto ci sono gli occhi, sono molto fini e molto sottili. Va tenuto presente che il testimone vede l'Horus sempre dal basso, quindi ne ha una visione completamente alterata in modo prospettico. Ed è anche questo il motivo del perché non si riesce a capire bene cosa c'ha dietro le spalle. Chi dice un colletto alto, chi dice due scapole grandi, chi dice sono le ali ripiegate dell'angelo. In realtà è una protuberanza semovente che sta dietro la testa, il cranio, e che si apre così, che si muove come un gruppo di penne, ma noi non lo sappiamo bene, che quando si apre così ha la stessa identica forma del copricapo del faraone egizio, oppure identico alla costruzione, alla ricostruzione che fanno in America Latina del fratello di Quetzalcoatl. Quetzalcoatl è il serpente piumato, il fratello con nome impronunciabile è uguale, identico alla rappresentazione che l'antico egiziano fa del faraone. Uguale, con lo stesso copricapo, con le stesse righe, con la stessa cosa nel mezzo, qui dove c'è il condor per l'America Latina, c'è il falco per gli egiziani, ma c'è l'aquila per i babilonesi, ricordatevi, Enki, Enlil. In tutte e tre queste grandi culture abbiamo questa doppia visione del dio, il dio serpente e il dio uccello. Chi sarebbero gli alieni chiamati gli altri in Cicatrix? Già, questa è una domanda. Dunque, quando noi scrivemmo Alien Cicatrix ci eravamo resi conto che c'erano altre cose. Non avevamo assolutamente capito niente. Qual è per questo io ho scritto gli altri, per dire state attenti, non è finito qui l'elenco, c'è un'altra, altre cose, per dire non abbiamo capito tutto. Per quanto riguarda per esempio Alien Cicatrix, che è un testo che per gli americani è un testo stravolgente, perché per loro è avanti 200 anni dalle ricerche. Per noi Alien Cicatrix è un testo che è indietro 200 anni dal punto in cui noi siamo arrivati ora. Tenete presente questo.
Cosa sappiamo ora degli altri? Sappiamo delle cose in più? Sì. Ve le voglio dire? No. Perché? Perché ancora non ho capito bene. Ci sto lavorando. Mi ci vorranno ancora diversi mesi, perché quelle che sono le nostre nuove ricerche stanno lavorando proprio su questa cosa. Ma non ve le racconto perché potrei dirvi delle stupidaggini immense e devo dire che ho anch'io molta grande confusione nella testa. Qualche tempo fa alcuni ipotizzavano, sulla base di alcune ipnosi da loro effettuate, che un addotto possa essere presente o il ringhio, sei dita, o l'orus, ma non entrambi. Possiamo confermare l'esistenza di questi casi o è una valutazione errata di qualcuno che si è sbagliato durante la procedura ipnotica? Dunque, è una valutazione errata mia di qualche tempo fa. Ah. Pensavo, infatti, quando l'orus non era ancora venuto fuori, e siccome questi due personaggi sono per alcuni versi molto simili, li confondevo facilmente in ambito ipnotico. Pensavo che non ci potesse essere una memoria alienativa di biondo a sei dita, quindi di ringhio, e quindi pensavo che non ci potesse essere una memoria alienativa di Horus. In realtà di Horus abbiamo trovato, anche se poco, memorie alienative. Di ringhio no. Ringhio è di plastica, non può avere una memoria alienativa. L'Horus è vero e quindi, ahimè, ce l'ha. Casi abbastanza rari. Ed ero convinto che questo tipo di parassitaggio fosse come la presenza di una memoria inattiva. Io credo a tutt'oggi che esista, salvo rare eccezioni che forse ci possono essere come in tutte le cose, una sola memoria inattiva all'interno di una testa di un addotto. Perché due andrebbero in conflitto tra di loro e poi in 10 anni, 15 di ipnosi ce ne saremmo accorti. No, non ce ne siamo mai accorti. Allora, pensavo come una sola memoria relativa può albergare all'interno del cervello di un addotto, così o Horus o Seidita potevano fare la parte del ringhio di turno che veniva dall'esterno, da un'altra dimensione. Andando avanti e capendo di più com'era la natura di Horus, ci siamo resi conto che invece ci sono tutti e due. Ahimè. Sembra che alcuni alieni e parassiti provochino nell'addotto o nel parassitato delle forti emozioni in modo da nutrirsi di più energia, come poi sembra tramandarsi in ogni cultura che parli di spiriti e demoni. È un'ipotesi verosimile? Sì, è un'ipotesi verosimile, che però abbiamo ancora studiato poco e comunque sarebbe confinata solo a particolari tipi di alieni, quelli che tenderebbero a nutrirsi in qualche modo dell'emozione e che lo possono fare, che hanno i metodi per farlo, che sono l'orus, cioè il parassita che c'è dietro, e il ringhio, il parassita che c'è dietro. Per la loro natura, questi nutrendosi della parte animica del soggetto, portandola, staccandola e portandola nella loro dimensione, de facto si nutrirebbero delle emozioni. Perché? Perché le emozioni sono l'anima. L'anima si esprime attraverso l'emozione. Un modo archetipico di dire mi rubano le emozioni è un modo ideico di farci capire che ti stanno prendendo la parte animica. Questi sono gli alieni che tenderebbero a fare questo tipo di lavoro. Sembrerebbe che anche il Lux, per la sua natura, sia in grado di fare questo tipo di operazione, ma la tecnica utilizzata dal Lux sembrerebbe differente. Il Lux usa la costruzione di chiese, la costruzione di parrocchie, la costruzione di gruppi religiosi, da mettere tutti insieme e poi
farli meditare in particolar modo, farli concentrare in particolar modo ed in quella occasione utilizzare l'energia che si libera, emotiva, emozionale, che si libera dal gruppo. Da questo punto di vista sono sotto attento studio tutte quelle congregazioni pseudo-religiose che tendono a mettere insieme un sacco di persone per, tra virgolette, pregare, sia da un punto di vista religioso che da un punto di vista newagiano. In America ci sono gruppi, anche in Italia, sette religiose che affrontano il problema in questo modo. Il capo della setta, se lo sentite parlare, è una persona che a noi ci pare luxato totalmente. Cioè una persona che dice ancora che gli alieni sono buoni, che sono i nostri dei, che ci vogliono tanto bene, che magari ci cloneranno anche in futuro, che ne so, Damanhur in Italia, Vorion, detto Rael in Francia, negli Stati Uniti c'è quella contattista americana, come cavolo si chiama, che se ne vedete i film capite esattamente dal movimento dei bulbi oculari come in realtà pensi una cosa ma ne dica un'altra, lei contenitore di un alieno, Ramta si chiama, il quale gli dà le indicazioni per come fare. Sono situazioni molto molto particolari. Io ho avuto modo di parlare con soggetti che sono usciti da queste sette, tra virgolette, che mi hanno confermato l'idea che all'interno si muovano forze che siano legate proprio a esseri che ti succhiano l'energia. In un vecchio libro che avevo scritto sui fenomeni BVM, cioè l'apparizione della Beata Vergine Maria, dietro queste apparizioni, davanti a una grande massa di persone, si scopre che c'è sempre l'oggetto volante non identificato che vola sulla chiesa a qualche chilometro di distanza, si scopre che la immagine della Beata Vergine Maria è un'immagine bidimensionale, mossa elettronicamente, e c'è tutta una serie di situazioni che ci fa credere che lì non ci sia un fenomeno di tipo religioso, ma un fenomeno di tipo tecnologico, come dice la Madonna stessa alcune volte quando compare, noi abbiamo bisogno delle vostre preghiere, come per dire pregate che noi nel frattempo vi ciucciamo tutta l'energia. Un mese fa l'ultima di queste Madonne che è comparsa compare al Cairo, a Giza, in una chiesa copta, e in realtà compare da mezzanotte alle 3, alle 4 di mattina, diverse notti di seguito, tant'è vero che la polizia ora non sa più come fare a regolare il traffico, perché sono 2-3 mila le persone tra i turisti e gli stessi egiziani che vanno a filmare l'evento di questa Madonna luminosa che compare sulla chiesa, filmati che oggi si possono trovare anche su YouTube. Ci sono tre domandine proprio sul Lux. Allora, una: i Lux sono paragonabili alla figura dei Los Voladores, che però appaiono come ombre nere volanti? Allora, per quanto io possa aver capito da quello che ha scritto Castaneda, Los Voladores è da Don Juan, il quale è colui che a Castaneda dice: guarda che ci sono i Voladores, che sono quelli che volano, ma sono figure nere. In realtà dovete pensare che Don Juan, da bravo sciamano, vede delle cose che non sono visibili, le vede e le interpreta quindi con la parte dell'uomo destro, lo sciamano, l'emisfero destro trasmette alla mente, la mente traduce gli archetipi con la cultura di uno sciamano. Quindi una cosa che non può essere vista perché non ha dimensioni viene ritradotta come questa immagine di un inchiostro, di una macchia di inchiostro nero che vola. Questa immagine è la stessa identica immagine che noi abbiamo nelle ipnosi quando il parassita che viene da un'altra dimensione, quindi il
il burattinaio di Horus o il burattinaio del Sedita viene da solo senza il suo corpo, una macchia nera informe. Sono mai stati trovati più lux in un solo soggetto, addotto o non addotto che sia? No. Ogni soggetto ha un lux per volta solo. Quello che abbiamo visto è che quando le prime volte riuscivamo a mandare via un lux da un addotto, poi ne rientrava un altro più forte. Dovevamo mandare via anche il secondo lux, dopo il secondo un terzo non l'abbiamo mai visto. Sono moltissime le testimonianze e le evidenze secondo cui il lux, oltre a poter parassitare anche i non addotti, viene trovato anche sui soggetti senza componente animica, come se si accontentasse di pilotare una mente, di assorbire l'energia di uno spirito, dato che egli stesso è formato da quelle due componenti, in mancanza di meglio, ovvero di un soggetto con anima, magari non disponibile. È al corrente di questo avvenimento costante di parassitaggio indifferenziato da parte del lux? La risposta corretta è no, non sono al corrente di questo tipo di parassitaggio, ma, due punti a capo, quello che sembra essere il mondo dei lux sembra differenziarsi in due o tre tipi di lux differenti, che si differenziano proprio per natura energetica. Lo stesso, uno dei tanti lux con i quali abbiamo chiacchierato in ipnosi, tirandolo fuori dal soggetto, è che lui dice che ce ne sono almeno tre. Alcuni che sembrano questi bambini luminosi, che sono quelli che sono legati alle adduzioni, e altri due che rappresentano punti luminosi, sfere non meglio identificate, con contenuti energetici differenti, potenzialmente differenti, che si accontentano semplicemente di ciucciare l'energia dove la trovano e che non hanno velleità di distacco, di anima, di vita eterna, eccetera, eccetera, dei parassiti veri e propri. Devo dire che il nostro studio è stato forzatamente confinato allo studio degli addotti, oppure dei non addotti con anima, per fare il cosiddetto bianco, cioè per verificare che differenza c'era tra un addotto e un non addotto, ma due dovevano essere comunque con anima, perché sennò non potevo fare il paragone. Non abbiamo studiato i soggetti senza parte animica, e per cui non posso rispondere a questa domanda, perché per me devo dire no, ma no nel senso che non mi sono mai capitati questi casi, ma non mi sono mai capitati neanche perché neanche l'ho cercati. Allora, ci sono adesso alcune domandine sul ringhio che a quanto pare suscitano curiosità interessanti, però prima c'è una sull'Horus. L'Horus ha mai descritto il mondo da cui proviene nella sua essenza immateriale? Allora, sull'Horus abbiamo il corpo esterno e la parte interna. Il corpo esterno sappiamo che deriva da un pianeta, da una stella che sta, che avrà dei pianeti, dietro al Nitak, che è una delle tre stelle della cintura di Orione. E questo Horus ha a che fare con l'antico mondo egizio e con gli dei, i primi faraoni egiziani, in particolare il faraone Horus Ra, che è il secondo faraone importante, il primo credo che fosse il faraone Scorpione. Sono nomi che gli sono stati dati ed era il periodo in cui si dice i faraoni erano veramente dei. Dopo i faraoni erano umani, ma gli si identificava con gli dei. Ma c'è una predinastia che avviene prima della prima dinastia, che va dai 3 ai 5 faraoni, in cui questi personaggi erano realmente alieni. Dei. Alieni. In quella situazione noi abbiamo la descrizione di cosa fa il faraone Dio, di cosa servono le piramidi, la piramide di Giza, di come è stata costruita, di chi prende l'energia, di chi c'è in quel momento, quando magari il nostro addotto in ipnosi ti parla per un'ora intera in arabo. Um,
Quindi ci sono questi fenomeni di alloglossia o di xenoglossia che possono essere confrontati, ripetuti e ricostruiti in laboratorio, senza bisogno di andare a cercare Piero Angela o il Cica. La parte interna è una parte che deriva da un altro mondo, da un altro posto, dove le dimensioni non sono come le nostre, dove è tutto buio, dove non c'è la musica, disse una volta uno, perché è vietata da noi. Non so cosa voglia dire, perché bisogna ricordare che bisogna interpretare questi fonemi in un modo molto poco letterale, cioè musica vuol dire vibrazione, vuol dire forse informazione di un altro tipo, non vuol dire musica come pensiamo noi in questo istante. Pensate che ci sono degli alieni che chiamano anima aria. Voi avete della buona aria, noi non abbiamo aria sul nostro pianeta, ma con aria non intendono l'aria da respirare, intendono l'anemos, l'anima, perché la loro mente traduce l'archetipo originale in questo modo. Sul mondo che sta di là, il mondo dell'alieno senza corpo, sappiamo poco. Sappiamo che è un mondo che si sta, una dimensione che si sta chiudendo, che si sta distruggendo, che sta cadendo su se stessa. Un posto dove il tempo va in tutte le direzioni, disse uno di questi strani parassiti. E la parte animica, quando gli si chiede come è nato l'universo, lei c'era, gli si può chiedere, dice che sono stati fatti due creatori. Uno è quello che ha creato gli alieni normali, poi l'uomo primo, eccetera eccetera, e un altro è quello che ha deciso di andare di là dove? Di là, noi siamo di qua, loro sono andati di là, l'anima parla in modo archetipico, non c'è la capacità di identificare bene spazio e tempo, ricordiamocelo, nell'andare di là la parte animica del secondo creatore non ci è voluta andare ed è rimasta di qua, così il secondo creatore si è trovato di là senza parte animica, il secondo creatore ha dato origine a una stirpe di alieni senza corpo. Non gli serve il corpo perché non ha la parte animica. E questi alieni senza corpo ora sono quelli che quando tornano di qua vogliono la parte animica nostra perché vogliono andare di là dove c'è il creatore, tornare di là. Quindi quando Ringhio o Lorus escono allo scoperto, urlano, strillano e dicono no, io di qui da questo contenitore non me ne vado, come un esorcismo, perché lei è mia, intendendo l'anima, hanno in un certo senso ragione, lei è mia, perché era sua, quella parte di anima che ora noi abbiamo, era di Ringhio, era dell'Horus, e lui ha ragione nel dire, ma lei è mia e io la rivoglio. Alla luce di questo, possiamo quindi associare a Ringhio e a Horus la famosa figura del demonio diavolo relegato nel suo inferno, cioè dello spirito caduto, che magari una volta era come l'uomo primo, addirittura era una fazione dell'uomo primo, che ha perso anima e ora la rivuole indietro? Questo spiegherebbe anche la sua provenienza originale, il suo senso di possessione nei confronti di anima e anche dell'uomo attuale in quanto sua creazione. Ni, perché? Nei testi sacri c'è stata parecchia confusione. A noi ci sono arrivati dei discorsi che noi stiamo reinterpretando con la coscienza di oggi, ma è chiaro che se uno leggeva la Bibbia 1000 anni fa ne traeva dei risultati. Rileggendo la Bibbia oggi con le nostre conoscenze tendiamo a dare di alcuni effetti, di alcune parole, alcune spiegazioni differenti. Allora, non confondiamo le cose che vengono identificate con gli dei caduti, che è un'altra operazione, con Ringhio o Lorus, che stanno i loro contenitori qui, ma i burattini che sono i burattinai che sono dietro a questi burattini stanno in un'altra dimensione. Noi abbiamo tre figure fondamentali, che sono Ringhio o Lorus, che sono il Lux e che sono il Serpente, che sono la rappresentazione di tre immagini diaboliche. Il serpente è Naesh, l'immagine del nemico del popolo ebraico, il serpente tentatore della donna della Bibbia. E noi ci ritroviamo con questo essere, alieno serpente. Ci ritroviamo con il Lux,
Lucifero, colui che è portatore di luce, colui che è portatore di luce. Chi meglio del Lutz, il quale è un'altra reincarnazione di un altro demone, che non bisogna confrontare con il serpente, perché sono due aspetti completamente differenti. E poi abbiamo il diavolo, colui che è stato cacciato da qui e che è stato mandato di là e qui non ci può più tornare. Invece, negli apocrifi della Bibbia, per esempio, mi sembra di ricordare il libro di Enoch, quando Dio caccia gli angeli caduti, li caccia e dice: siccome questi non li posso ammazzare, li devo mandare in una prigione fatta di sette stelle. E a me mi viene in mente l'immagine di Orione, da dove viene in realtà Horus, ma il corpo di Horus, l'esterno, non l'interno, che invece viene dall'altra parte. Capite che ora possiamo fare questi tipi di discorsi solo perché ci sono 15 anni di lavoro dietro in cui abbiamo raccolto una vasta gamma di testimonianze ed è chiaro come la storia è stata misinterpretata in modo totale. E ora noi stiamo cercando di risciogliere una matassa che si è incastrata con se stessa per ricostruire un filo in cui ogni atomo del filo va da uno dietro l'altro. Quindi magari sono chiamati angeli caduti perché del fatto che loro hanno le ali e la figura dell'angelo è alata nella cultura umana. Potrebbe essere questo. Va notato come negli antichi testi, oggi ci sappiamo navigare un pochino di più, ma gli antichi testi non sono solo quelli di natura cristiana. Gli antichi testi sono i Veda, indiani, scritti in sanscrito, sono la Merkaba babilonese, dove con nomi diversi, se si sta attenti, si riesce a identificare esattamente quali sono gli dèi di una volta che corrispondono agli alieni di oggi. Però per fare questo bisogna avere una cultura molto grande, aver letto un sacco di questi testi, e forse noi non siamo all'altezza di fare un lavoro del genere, che potrebbe fare uno storiografo dello studio delle tradizioni, delle religioni e dei miti, che peraltro non avrebbe la cultura ufologica che dovrebbe avere. Quando Anima trova nel corpo dell'addotto il collegamento con Ringhio, non trova un chip, ma piuttosto una sorta di collegamento energetico che appare come un pallino. Come fa quindi, con che operazione precisamente il Ringhio si aggancia all'addotto e in che momento della sua vita lo fa? Il Ringhio si aggancia all'addotto quasi subito dopo la sua nascita. Sicuramente dopo che la parte animica è entrata nel corpo. Dopo vengono tutti i parassiti. Anche il Lux entra subito. La memoria inattiva viene introdotta praticamente subito. Sembra prima addirittura che il feto esca. Così almeno ci apparve una volta da una ipnosi che abbiamo fatto tanti anni fa, in cui la parte animica del feto, che sta per uscire in un parto gemellare, dice: ci sono gli alieni, stanno venendo, vengono, non li chiama alieni, li chiama loro, e con una specie di bisturi luminoso entrano dentro il corpo della mia mamma. Perché lo fanno? Per programmarmi, dice. Quindi già lo fanno da allora. Stiamo parlando non con un bambino piccolo, ancora non nato, perché non ha coscienza di sé, ma stiamo parlando con la parte animica, che invece ha coscienza di sé, che è nel suo contenitore. Anche un bambino piccolo ha coscienza di anima, perché l'anima è molto più anziana, se vogliamo, del bambino piccolo. Quindi ecco spiegati anche i casi di regressione a una abduction prenatale, che ha una ragione di essere. Ringhio quindi entra subito dopo che la parte animica si è installata. Ci sono tre punti fondamentali in cui
ringhio o l'onus si agganciano. Due punti sono chiaramente sulla spina dorsale, uno tra la quarta e quinta vertebra lombare e uno verso la quarta vertebra cervicale. Non si notano grandi cicatrici anche alla risonanza magnetica che abbiamo fatto su alcuni addotti. Non c'è un'evidenza vera e propria di qualcosa di reale, di solido, ma la parte animica, quando cerca questo aggancio, vede sempre nella sua spina dorsale due pallini, chiamiamoli così, di colore diverso, che si immagina addirittura come un'unghia, come un gancio. Non è che sia un'unghia o un gancio, ma la parte animica parla d'archetipi, parla la mente, e la mente traduce con quello che ha, gancio, qualcosa che si attacca a. C'è un archetipo del gancio, in qualche modo, c'è un archetipo dello spillo, c'è un archetipo del taglio, c'è un archetipo dell'aprire, un archetipo del chiudere. Sono 22 operatori ermitiani, lineari, geometrici, che rappresentano i mattoni con cui è costruito l'universo. Bene, questi due cosi non sono solidi, non so cosa sono, ma anima li trova, perché anima ha l'occhio di anima, in qualche modo, ha la sua sensibilità, li trova e li elimina con un atto di volontà. Ma non basta, perché di solito dietro il cervelletto, qui sotto, c'è qualcos'altro. Quando viene visto, viene preso e viene strappato, anche quello. Tre punti fondamentali. Se uno o due sono di Horus e l'altro è del sei dita, non lo so. Quindi li scopriamo molto simili nel modo di fare, nei punti, e soprattutto si agganciano dietro tutti e due. Sia il parassita che deriva da Horus che il parassita che deriva dal sei dita si agganciano direttamente alla mente. Nell'agganciarsi alla mente, essa crede di vedere cose che non vede. Crede di una donna di avere, o un maschio, un orgasmo sessuale dove non esiste. Proprio perché la parte animica è sollecitata ad emettere delle emozioni le quali servono per nutrire lo stesso tipo di alieno che ti succhia in quell'istante. Ti fa credere e ti fa vedere l'alieno in un modo completamente diverso da quello che stai vedendo. È il tuo amico di scuola, lo vedi. Poi se lo guardi meglio scopri che non è così, ma hai queste variazioni di percezione perché il parassita si aggancia direttamente alla mente ed è lì che agisce. Le definizioni di ringhio del posto in cui vive sono curiose. Lui dice di essere di là contrapposto al nostro di qua e si sente dietro rispetto a noi che siamo davanti. Tenendo presente questa dualità, è possibile, e a questo punto mi riferisco anche al bonus, è possibile che lui parli di antimateria? Possiamo supporre una specie di anti-universo? Effettivamente la fine di quell'universo, forse corrispondente alla fine del nostro, potrebbe ricordare l'annichilazione fra materia e antimateria, magari come risultato del ritorno a casa di anima o di una qualche azione dell'uomo primo o di un qualche altro procedimento naturale o qualsiasi cosa. Allora, qui bisogna sfatare una misinterpretazione che viene comunemente fatta sul significato di materia e di antimateria. È semplice. Ammettiamo di avere della materia, un protone. Ammettiamo di avere dell'antimateria, un antiprotone. Il protone e l'antiprotone si toccano, si annichiliscono ed esce fuori calore. Questo è il significato che si dà alla materia e all'antimateria da un punto di vista fisico. Questo concetto è sbagliato. Perché se una cosa e un'anticosa si mettono insieme, non deve venire fuori niente. Invece, quando te metti un protone e un antiprotone insieme, viene fuori calore. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in un sistema virtuale come il nostro, in cui ci sia un asse dell'energia, un asse dello spazio e un asse del tempo, in un punto centrale il tempo e l'antitempo, lo spazio e l'antispazio, l'energia e l'antienergia, questo coso si divide in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ottanti.
Noi stiamo in un ottante in cui il tempo va in una direzione, lo spazio è positivo e l'energia va in basso, cioè noi pesiamo, l'energia gravitazionale. Ne esistono altri di questi. La vera anti-situazione alla nostra non è quello che sta accanto, non è quello che sta sopra, non è quello che sta di lato, è quello che sta dietro, cioè l'anti-ottante al nostro. Da un punto di vista archetipico, questo discorso che fa l'alieno può avere un significato. Cioè, dove lo spazio è l'antispazio, il tempo è l'antitempo, l'energia è l'anti-energia, perché sennò io vado in un ottante in cui ho solo una parte che è anti a me, ma l'altra parte no, quindi mi viene fuori qualcosa, luce, calore, radiazione, perché non, quella parte lì non l'ho annichilita. Ok, poi c'è l'ultima domanda riguardo Ringhio Horus. Allora, Ringhio dice che al suo universo resta poco tempo. Come possiamo interpretare questa cosa? Come può una zona o dimensione dell'universo chiudersi e finire mentre continua a esistere il resto, se continua a esistere? Allora, noi possiamo fare solo delle ipotesi. Ipotesi che devono essere comunque fatte, ma bisogna tenere presente che noi siamo all'interno del sistema fisico, quindi non siamo in grado di capire cosa si vede da fuori. Però qualche ipotesi la possiamo fare. Facciamo l'ipotesi per semplicità. Facciamo questa ipotesi, ed è un'ipotesi che devo fare con un disegno, con un'immagine, con una cosa in movimento. Allora, di tutti questi otto ottanti di cui vi ho detto prima, prendiamone solo due. Il nostro e il nostro anti-universo. L'universo in cui c'è l'anti-materia, perché c'è l'anti-energia, c'è l'antispazio e l'antitempo. Allora, quello che accade nell'universo è che ci deve essere, almeno così dicono, la conservazione dell'energia, perché il nostro universo è un sistema chiuso, mai in espansione. Nella conservazione dell'energia c'è un concetto che è fondamentale, che è la conservazione della simmetria, perché la simmetria è legata all'energia. Le cose più asimmetriche sono, più hanno un'energia alta, più simmetriche sono, più hanno un'energia bassa. Una sfera ha un'energia più bassa di un cubo. Se l'universo nasce cubico, deve morire cubico. Un universo non può nascere sferico e morire cubico, perché qualche pezzo di energia non si sa da che parte andare. Cioè l'universo deve avere gli stessi elementi di simmetria, dall'inizio alla fine. Strano, perché il nostro universo invece non è simmetrico. Noi abbiamo gli amminoacidi, gli zuccheri, che sono otticamente attivi, che vuol dire non simmetrici, tra virgolette. Cioè, sono molecole che non hanno un piano di simmetria. Bene, allora, nell'universo, così come lo vedete, c'è poca materia, pochissima antimateria, così come lo dicono i fisici, e quasi tutto buio, vuoto. Sì, c'è la materia oscura che però nessuno ha visto. Però ci deve essere perché fa comodo agli scienziati. Come se Dio, il creatore, quando avesse fatto questa cosa l'avesse fatta non simmetrica. Cioè la materia e l'antimateria non erano in parti uguali, diciamola così che si fa prima. E no, invece devono essere in parti uguali. E invece non è così. Cosa vuol dire questo? Che è possibile che ci sia da un'altra parte la nostra controparte dell'universo che sia la nostra immagine speculare, dove accadono le cose al contrario di quelle che accadono qui, l'immagine speculare. Questi due universi, mentre cambiano, devono cambiare nello stesso modo per fare in modo che l'elemento di simmetria dell'universo sia uguale all'inizio, oggi e alla fine, se non siamo finiti. Allora guardate il modello. Il modello è una clessidra. Fate conto che questa sia la clessidra, no? La clessidra, qui c'è un punto di mezzo, e la clessidra all'inizio è fatta così. A un certo punto l'universo si apre. Sopra c'è l'antiuniverso, sotto c'è il nostro universo, noi siamo qui, bene, su questo piano che si sta aprendo. L'universo è chiuso, ma è in espansione, vedi? A un certo punto,
questo che è l'asse dell'energia e questo che è l'asse dell'antienergia, poi c'è l'asse dello spazio che è questo, energia questo, questo, e l'asse del tempo per cui questo si sta muovendo verso di voi così, muovendo così. Bene, quello che accade è che a un certo punto questi si metteranno su un unico piano, cioè lo spazio e il tempo e l'energia si chiuderanno con l'antispazio, l'antitempo e l'antienergia. In questo istante vedi che questo universo di sopra e quello di sotto si stanno allargando? Vedi questo universo che c'è qui? Vedi questo universo che c'è qui che si sta stringendo? Ecco cosa forse vuol dire ringhio. Noi siamo qui e il nostro universo si sta chiudendo perché il vostro si sta allargando. Poi alla fine finisce tutto in un unico istante, perché nell'istante in cui finiscono loro è lo stesso istante in cui finiamo noi. Perché questo? Perché ce lo dice la teoria di Bohm, il tempo non esiste, è un unico istante. Quindi anche se Aringhio pensa lui di morire prima di noi, in realtà noi moriamo tutti nello stesso istante. Ok, adesso ci sono delle domandine su Anima perché ci sono molti dubbi, quindi così mettiamo i puntini. Anima si collega al DNA mitocondriale e non al DNA nucleico? Ovvero, il collegamento ad essa può essere trasmesso ai figli solo dalla madre biologica, indipendentemente dal fatto che il padre ce l'abbia o meno? Premettendo che non lo so, perché dovrei fare le analisi di DNA e la legge italiana non me lo permette, ritengo che però si tratti di un DNA mitocondriale. Perché è su base genetica, cioè la mamma ce l'ha, il figlio ce l'ha. Deve essere quel pezzo lì, quel DNA che viene dalla scimmia Lucy, se noi per caso venissimo dalla scimmia Lucy, di 6 milioni di anni fa, se per caso. Noi abbiamo quel DNA, quel pezzo di DNA lì, che è la chiave dell'umanità. L'umanità ha quel pezzettino di DNA lì, che noi abbiamo sempre quello. Poi gli altri pezzi di DNA possono variare, ma quel DNA lì è lo stesso DNA della scimmia Lucy. O di quella cosa da cui noi veniamo. È evidente quindi che noi abbiamo dei DNA particolari che ci tramandiamo di figlio, di genitore in figlio, in nipote, in pronipote e così via. Quindi il DNA si deve essere quello, credo. Sappiamo che gli alieni spingono l'addotto a riprodursi solo con persone con anima, o ancora meglio se anche addotte, pilotando letteralmente la sua vita sentimentale. E ne ho sentite tante di storie. Nonostante questa azione di interferenza, è possibile che gli addotti, oltre ad avere la mamma ovviamente addotta, abbiano il padre non addotto, oppure negli addotti troviamo sempre entrambi i genitori addotti? Allora, su questo siamo abbastanza chiari. In alcune coppie gli addotti sono addotti tutti e due, in alcune coppie solo uno dei due è addotto. Punto numero uno. Punto numero due, secondo osservazioni, sembra che chi sia portatore della vita eterna, cioè di anima, sia la femmina, non il maschio. Punto importante, proprio perché c'è di mezzo il DNA mitocondriale. Mi dispiace per la Chiesa Cattolica e per il Papa, ma Dan Brown nel suo bravo film c'ha ragione. È la donna che mantiene la vita eterna, è la donna Dio, non è l'uomo. Mi dispiace, non ci posso fare nulla. Ecco, questo è un aspetto importante. L'uomo sovente viene scelto perché ha delle caratteristiche genetiche importanti, ma con anima, ma non adducibile. Perché non tutti quelli che hanno anima se fanno fregare. Quindi l'alieno si accontenterebbe in questi casi solamente di uno dei due. E devo dire che nei casi in cui abbiamo visto che, per esempio, la femmina è addotta e il maschio no, ma tutti e due con anima, il maschio si rende immediatamente conto di questo fatto e mi porta la femmina perché io la liberi, perché la femmina non è in grado di farlo, ma il maschio ha coscienza più di lei di quello che sta succedendo. E questo mi fa pensare che il maschio sia animico, ma non adducibile.
La possibilità che anima sia presente solo in alcuni esseri umani, non in tutti, né tantomeno nelle altre creature viventi, come gli animali, ad eccezione dell'uomo, ha suscitato, ovviamente molto scalpore. E seppur le evidenze ipnotiche delle abduction ci fanno pensare che sia vero, alcune dichiarazioni di anime in ipnosi sembrano essere contrastanti o addirittura indicare che forse inizialmente abbiamo capito male. È vero che anima chiama uomo tutto ciò che ha un'anima e che quindi potrebbe parlare anche di animali o anche di altri uomini, contrapponendoli agli alieni che non sarebbero uomo? Sostanzialmente credo proprio di sì. La parte animica identifica sostanzialmente l'uomo non come pensiamo noi, cioè è stata una misinterpretazione in tutti questi anni. Noi pensavamo all'uomo, l'uomo, questo su questo pianeta, no? La parte animica fa eccezione. Quando te gli chiedi all'anima, solamente gli uomini hanno questa cosa che si chiama anima, sono anima? Sì, solo gli uomini, gli altri no. Quindi se, all'inizio sembrava che solamente gli uomini su questo pianeta potessero essere animici, e neanche tutti. In realtà, quando poi ad anima gli si chiede, ma ci sono altri uomini su altri pianeti? Lei dice sì, ci sono altri uomini con anima. E gli alieni stanno facendo queste cose anche da altre parti. In alcuni pianeti ci sono riusciti, in altri posti non ci sono riusciti, e qui ora ci stanno provando. Il come finirà è tutto da vedere. Questo ci ha fatto capire che anima per uomo intendeva una qualsiasi cosa vivente, quindi con coscienza, che è animico. Un ragno con anima è un uomo. Un essere umano senza anima è un essere umano, non è un uomo per anima. È finto, dice anima, è un'altra cosa. Da dove vengono? Non lo so da dove vengono quelli, mi disse una volta. Noi veniamo da lì, in un posto dove si giocava, e siamo venuti a giocare di qua, ti dice anima. E quelli senza la vostra componente? Ah, io non lo so da dove vengono, mi disse in ipnosi. Chissà da dove vengono. Ecco, questo è quello che noi possiamo dire. Anima, supportata anche da svariate correnti di pensiero spirituali ed esoteriche, da quelle più serie a quelle più New Age, parla del famoso salto verso il luogo da cui ha avuto origine e nel quale tornerà in un certo momento del nostro futuro. A questo punto ci chiediamo, è un'informazione condivisa da più sessioni ipnotiche che durante questo salto potremo portare con noi anche spirito e o mente e o corpo? Sì, mi sono interessato poco di questo importantissimo problema, ma le poche volte, nelle quali ho fatto un certo tipo di inchiesta di questo tipo, anima ha un po' le idee confuse, non sa in realtà bene, la maggior parte delle volte, chi si porterà dietro. Però alcune volte mi ha detto, sì, ma io con lo spirito, con la mia mente, tutti andremo di là. Però ho l'impressione che ci siano un paio di di là, cioè il di là dove la parte animica va ora, quando noi si perde il corpo, la morte, un altro livello, e poi c'è un altro livello in cui la parte animica però, per proprio come è costruita, andrà a raggiungere la fonte. Quando finisce l'universo, in altre parole, secondo il modello che abbiamo visto prima, finisce lo spazio, il tempo e l'energia, quindi anche anima muore, perché anima è immortale ma non è eterna. L'unica cosa che rimane è la coscienza. In quell'istante non porti di là niente, in quell'istante te sei una unica cosa. Ti riunisci alla coscienza degli alieni, ti riunisci alla coscienza dei tuoi nemici, ti riunisci all'unica cosa che esiste, la coscienza. Quindi ci sono due momenti. Quando vai di là, che forse ti porti dietro anche la tua mente e il tuo spirito, ed è un primo istante però, dopo la morte, un primo istante, finisce l'universo, ma queste tre cose ancora stanno probabilmente insieme, ma poi credo che accada qualcosa che neanche anima sa. È stato mai chiesto ad anima che cosa sono le emozioni per lei e come in certi casi queste vengano frenate? No, mai. Allora, qui c'è un'interessante domanda con riscontro scientifico.
Allora, una persona dice: ho letto su internet, e poi qui dà un indirizzo su un sito chiamato Education 2.0. Ho letto su internet che è stato scoperto che la creatività, che sembra essere espressione di anima, viene a dipendere dalla lettura personalizzata di fattori epigenetici che vanno ad agire sulla riproduzione dei mitocondri cerebrali. Ritornano quindi i mitocondri e la scienza sembra confermare che anima, e quindi la vera creatività basata sull'emozione, sia effettivamente collegata al DNA mitocondriale. È d'accordo con questa affermazione? Sì, certo che sono d'accordo con questa affermazione. Per vari punti di vista. Uno è l'osservazione della società che mi circonda. Te hai 250 studenti che ti vengono a un corso importante, come facevo qualche anno fa, l'ho tenuto per circa 15 anni, il corso di chimica organica per le scienze biologiche, che era un corso con tanti studenti. Beh, il 20% degli studenti aveva la luce negli occhi, gli altri non capivano una mazza. E questo capisci immediatamente che vuol dire che c'è qualcuno che capisce di più e qualcuno che capisce di meno. E non c'è niente da fare. E qui ci sarebbe un lungo discorso sull'idea che ha i partiti di destra e i partiti di sinistra sulla scuola italiana, che sarebbe meglio che vero, questa gente se ne andasse a casa e lasciasse fare a chi sa fare la scuola, nel vero senso della parola. Chiusa parentesi. Inoltre, gli studi che sono stati fatti sulla risonanza magnetica nucleare funzionale mostrano, per esempio, che il musicista, il creativo, fa funzionare benissimo il lobo destro del cervello e molto meno il lobo sinistro, che durante la creazione, quindi la parte emotiva che un pezzo musicale sta svolgendo, viene fuori. Quindi tu suoni prevalentemente col lobo destro che non con il lobo sinistro. Tu crei una poesia, fai un quadro più con la parte destra che è quella anarchica, quella dove noi mettiamo dentro la parte animica. E qui dovremmo attenderci degli studi e delle risposte da quelli che sono gli studi moderni sui neuroni a specchio, sui quali sto facendo una ricerca personale e per ora sono in una fase iniziale, quindi sto raccogliendo dei dati, perché i neuroni a specchio sono quelli che sembrano possano essere riconducibili a quella zona di cervello che legge nell'ologramma. Quindi, neuroni a specchio del lobo destro che non fanno le stesse cose dei neuroni a specchio dell'emisfero sinistro. Vedi, per esempio, i bambini autistici in cui si è dimostrato che i neuroni a specchio sono poco sviluppati e per questo non riuscirebbero a imparare perché non riescono a leggere l'ologramma e ripetono un gesto mille volte nello stesso modo perché non vedono nell'ologramma. E quindi agiscono. Mancano di emotività, lobo destro. Non gli funzionano i neuroni a specchio del lobo destro. Ci sono i dati, vanno però saputi leggere, ora vedremo. Se le copie hanno lo stesso DNA degli addotti, come mai Anima le percepisce in ospitali o, per usare alcune sue parole in ipnosi, morte e di plastica? Forse per il fatto che non hanno spirito, il che potrebbe essere anche una valida ragione energetica per la loro poca autonomia e il loro bisogno costante di energia proveniente dall'anima dell'addotto? No, non credo. Credo che dipenda dalla sequenza delle basi puliniche e pirimidiniche del DNA, cioè dagli scalini. Cioè, le basi puliniche e pirimidiniche sono quattro, a seconda di come si incastrano, c'è un DNA che può essere più o meno penetrato, compenetrato dalla parte animica. Che cosa cerca di fare l'alieno? Migliorare il DNA facendo sposare, accoppiare un addotto con un'addotta, perché queste sequenze diventino più lunghe, così più energia animica entra e loro più latte mungono, in parole povere. Questo sarebbe il loro discorso. Almeno così la memoria reattiva tanti anni fa di una mantide mi disse. Quindi la parte animica vede il corpo più o meno vivo,
più o meno spento a seconda che ci siano queste basi puliniche e pirimidiniche in un ordine preciso. Perché il DNA è come una specie di scala a chiocciola che rappresenta anche una bobina con dei filamenti, un dipolo, qualcosa che vibra, che emette o che assorbe una energia. La parte animica ha una sua energia e si incastra bene in questo impianto se le due energie sono compatibili. Più l'antenna è fatta bene, più anima entra nell'antenna. L'alieno ha una sequenza di basi puliniche e pirimidiniche fatte male. A questo punto, parlando della copia, scatta una velocissima sottodomanda. Abbiamo la conferma che la copia non ha spirito? Io sono giunto ora come ora all'idea che la copia non abbia niente, non ha spirito, non ha anima e non ha mente, ma ha una specie di pseudo dischetto biologico interno che si programma e che viene programmato utilizzando dei sensori esterni, tra cui il nervo ottico. Come se creassero un subconscio artificiale? Assolutamente, un subconscio artificiale che impara in una RAM, scusate, in una RAM, cioè in una memoria ad accesso random, che poi può essere cancellata e sostituita con altri dati, volta di volta. Questo, sono abbastanza sicuro di questo perché mi è capitato alcune volte di mettere in ipnosi alcune copie. Ok, ora conto le ultime tre domandine. È mai stata individuata una sorta di distanza di tempo media tra la vita di anima in un contenitore e il successivo o il precedente? Il tempo di Planck, 10 alla meno 44 secondi. È inteso dalla nostra percezione, in anni? No, assolutamente. Okay. Assolutamente, anima è totalmente incapace di dare una descrizione di questa cosa. Quanto tempo c'è perché questa cosa accada? Poco. Ma poco quanto? Poco poco. Ma quanto poco poco? Poco poco poco. E non ti dice di più. Quando ti liberi l'anima dagli alieni, ora in ipnosi gli dici per sempre, non verranno più per sempre. Per sempre. Cosa vuol dire per sempre? Ci pensa un po' e poi dice, forse vuol dire mai più? Mai più lo capisce, per sempre no, perché sempre è un tempo, mai e più no. E quindi non riesce la parte mentale a ritradurre questo concetto in archetipi. In Alien Cicatrix, in un piccolo schema testuale, lei fa menzione dell'esistenza di quattro tipi di esseri umani. Quelli con tutte e quattro le componenti, quelli con le tre componenti tranne anima, quelli con solo corpo e mente, che si suppone si parli delle copie, e quelli con solo tre componenti tranne spirito. I soggetti con solo corpo e... Sì, vabbè, questo l'abbiamo già detto. Ci può spiegare questi esseri umani con tutte le componenti, compresa anima, tranne spirito? È per caso una svista nella scrittura del testo o arriva da qualche parte questa cosa? No. C'è una precisazione da fare, perché forse non è ben comprensibile quello che volevo dire, come l'ho detto. In realtà, nel mondo, io intendo dire nell'universo. Nell'universo esistono tutte le possibilità, però in questa parte di universo devi avere almeno due componenti, perché avendo due componenti hai tutti gli assi, quindi hai anche coscienza e quindi sei vivo. Esempio, se c'è la copia è morta, non è viva, è come una matita. Perché la copia non ha coscienza di sé e ha tutti questi assi, tre. Però, ecco, la copia ha solamente il corpo, esempio. Una matita ha solamente il corpo. Il lux è un esempio di spirito e di mente, ma gli mancano le altre due componenti. Possiamo immaginarci tutte le probabilità. Questo concetto io l'ho ritrovato in un vecchio libro di cui non si conosce nemmeno la vera e propria esistenza, che viene citato dalla Madame Blavatsky nella sua opera scrittoria, Le stanze di Zian.
Nel testo, le stanze di Zian, in una seconda parte del testo, antichissimo, che Madame Blavatsky dice di aver visionato, non letto, visionato, in un antico monastero tibetano, si trattava di un disco. La Blavatsky dice, si toccava questo disco e dentro la testa ti venivano le informazioni. E in queste stanze di Zian c'era la nascita dell'universo e all'interno di questa descrizione c'era una descrizione che assomigliava proprio agli esseri con corpo e anima, con anima e spirito, con tutti quanti insieme, che sono stati creati ora qui, ora lì, ora là. Ci sono alcuni testi di alcuni yogi indiani che con la Blavatsky non hanno niente a che fare, che in Italia non sono pubblicati, ma che io ho visionato in americano, in inglese quindi, che parlano di rivelazioni che questi yogi hanno avuto in stato meditativo, che richiamano molto questo tipo di concetto. Ora, si sa che lo stato meditativo è un istante in cui la parte animica parla con te, un momento in cui Buddha vede l'universo, un momento in cui te non hai bisogno per capire le cose di andare a scuola, ma le vedi dentro di te. Sebbene in modo distorto, perché la mente tradurrà in modo archetipico anche male queste cose, a seconda della tua cultura, però anche qui dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. Quindi ecco, anche se non abbiamo un esempio preciso di un essere con corpo, mente e anima senza spirito, sappiamo che tranquillamente comunque può esistere. Sì, non vorrei che fosse uno di quei casi di malattie mentali che noi non sappiamo catalogare. Ok. L'ultima domanda di questa intervista è a carattere psicologico. Secondo lei, le cosiddette fobie, tralasciando l'ovvio coinvolgimento della mente e del corpo, sono da considerarsi più espressione animica o spirituale o entrambe le componenti? Entrambe le componenti. Se per caso il nostro modo di vedere le cose fosse giusto, cioè l'uomo è costruito come un tetraedro, il fatto di corpo, mente, anima e spirito, dove c'è coscienza, spazio, tempo, energia, eccetera, questi sono i parametri nostri, noi potremmo spiegare tutte le malattie di natura psicosomatica, psiche e soma, quella che una volta Jung chiamava anima e corpo. Noi abbiamo invece quattro cassetti in cui mettere le cose: abbiamo un'anima, un corpo, una mente e uno spirito, dove la mente non è il cervello, perché il cervello è un pezzo di carne, quindi fa parte del corpo. Detto questo, alcune situazioni gravi possono essere prodotte, come dice Hillman, James Hillman, dà una cattiva comprensione della mente che non riesce a capire gli archetipi o di spirito o di anima. Bisogna sottolineare come anima, nel nostro modello, trasmette gli archetipi alla mente e la mente li trasmette, li recepisce e li trasmette sul corpo come emozioni, mentre spirito parla ad archetipi alla mente, ma spirito trasmette questi archetipi che la mente manda al corpo come sentimenti. Sentimenti ed emozioni sono due cose completamente differenti. Il distacco totale o l'incomprensione totale che mente ha con uno di questi due modelli mentali ci priva o ci altera più o meno completamente, ci distorce comunque la capacità di leggere nell'ologramma. Essendo che lo spazio e il tempo non esistono, noi in realtà stiamo leggendo in continuazione nell'ologramma e ci sono due lettori, uno che è il lobo destro e uno che è il lobo sinistro, emisfero destro e emisfero sinistro. Se uno di questi due legge male, siamo rovinati. Esempio, la demenza senile, che è una malattia che riguarda il cervello. Il cervello non è più in grado di assemblare come motore la lettura, per esempio, di alcune cose o sul lobo destro o sul lobo sinistro. Per cui il lobo destro e il lobo sinistro non sono più allineati nel leggere quell'unico evento in quel posto. Quindi io mi ricordo che cosa ho fatto 50 anni fa, ma non mi ricordo chi sono ora. Esempio. Oppure, questo per quanto riguarda le malattie psichiche. Ricordiamoci che la schizofrenia
è legata a una incapacità di mente di collegarsi in modo corretto sia alla parte destra sia alla parte sinistra, e quindi fare confusione tra quelle che sono le cause e gli effetti degli eventi che lui ha intorno a sé. Oggi ho visto una pallina rossa per terra, quindi domani pioverà. Ecco, non c'è nessuna interrelazione tra due eventi, la pallina e il fatto che possa più o meno piovere. Il soggetto è normale, parla, mangia, beve, dorme, fa quello che deve fare, ma non è in grado di mettere insieme una causa con un effetto, perché il lobo destro, che legge una parte della realtà, e il lobo sinistro, che legge un'altra parte della realtà, non si sovrappongono sulla mente, e la mente quindi legge un segnale dissonante. Oppure la malattia, che è una malattia di... la schizofrenia, la paranoia a sfondo religioso, Hillman dice. Quello che si vede comparire la Madonna, che crede di aver parlato con la Madonna in camera, in realtà lui non si è accorto che il Dio che gli compare in camera è lui stesso, cioè è la parte di anima della sua coscienza. Non riuscendo a riconoscerla, mente la interpreta in un certo modo. Se lui è religioso di un certo tipo, la interpreterà come il Dio Scimmia, oppure come la Madonna. Non si accorge che quello che gli sta parlando è il suo inconscio più profondo, la parte di Dio che è dentro di lui, che lui interpreta male e soprattutto descrive in modo sbagliato. Tutte le malattie possono essere interpretate come questo. Guardate il rapporto che noi abbiamo con l'anoressia, il rapporto che noi abbiamo con questo rapporto con il cibo, che è la rappresentazione di un cattivo rapporto che il soggetto ha prima con la parte femminile di sé, la madre, poi con la parte maschile di sé, che rifiuta. È come se rifiutasse prima di parlare con il lobo sinistro e poi di parlare con il lobo destro, o viceversa. È perché uno è la rappresentazione del maschile, l'altra è la rappresentazione del femminile, dei due modi di leggere l'universo, di pensare e così via. E lì la mente da sola non è più in grado di leggere bene gli eventi dell'universo. La mente crede di essere onnipotente. L'anoressico crede di non aver più bisogno di mangiare perché lui è Dio. E non si rende conto, perché non ha coscienza di sé, perché ha solo la coscienza di mente, perché gli altri due pezzi, se esistono, sono staccati, non mettono a disposizione della coscienza di mente e la coscienza di spirito e di anima. Quindi un soggetto con poca coscienza di sé. L'anoressico ha una caratteristica fondamentale: non ti dirà mai per chi vota, non ti dirà mai cosa pensa, ti lascia parlare, ma lui mai che ti dirà un suo pensiero. L'anoressico è fissato per il non morire, la salute, cioè tutto l'universo corporale. Non ha la più pallida idea di cosa sia la religione, e quando cerca di interpretare un evento religioso lo vede in un modo estremamente misticheggiante e antiquato, sicuramente non come deve essere visto Dio. Dio non deve essere visto come l'immagine del Dio castigatore e quindi tu verrai punito, e quindi la figura del padre che ti dava le cinghiate quando eri piccolo. Il Dio è una cosa che ti hai dentro di te, solamente una persona inferiore da un punto di vista culturale vede Dio come il Dio castigatore, almeno questo è scritto e dice Eric Fromm in Essere o Avere. Si è anima, non si ha anima. Grazie Corrado. Allora me la fai più. Yeah.